Buonasera a tutti, mi presento, sono Carmelo Papalino, faccio parte dell'associazione Giordano Bruno Puglia, che è un'associazione culturale senza fini di lucro, con sede legale a San Vito Taranto. L'associazione Giordano Puglia si costituisce nell'anno 2021 ed è attualmente attiva su tutto il territorio nazionale. Il fondatore ed ispiratore del nostro lavoro è Giorgio Bongiovanni, stigmatizzato dal 1989, che da anni divulga un messaggio di rinnovamento, speranza e coraggioso impegno a favore della vita e dei valori di giustizia e di unione, impegnandosi in prima persona in opere socio-umanitarie, divulgazione della vita extraterrestre e della seconda venuta di Cristo sulla Terra. Lo scopo della nostra associazione è promuovere tutti i diritti umani, civili, sociali e politici, la promozione della cultura e della legalità, della pace dei popoli, eccetera. In più, vogliamo stimolare lo studio sulla vita, sull'ecosistema e sull'evoluzione naturale del pianeta Terra e del sistema solare e dell'universo conosciuto, sulle civiltà extraterrestri, sui fenomeni soprannaturali, tra cui l'ufologia. Grazie. Giorgio, poi noi praticamente della nostra associazione abbiamo scritto anche un pensierino. Grazie. Che, se mi dai il permesso, io voglio leggere. Prego. Sonia. A Giorgio, Flavio e Dario. È straordinario ogni volta ritrovarsi e incontrarsi spinti dagli insegnamenti dei maestri cosmici, da quelli di Eugenio Siracusa e Giorgio Bongiovanni. Caro Giorgio, bentornato in Puglia. Ti ringraziamo profondamente per essere qui con noi, per il tempo che ci dedichi e per tutti gli insegnamenti preziosissimi che ci doni. Caro Flavio, anche a te un abbraccio fraterno, un sorriso d'amore. A te, veterano della confraternita, saggio maestro di quella verità trasmessa da Gesù Cristo e che porta alla libertà spirituale. Un ringraziamento particolare anche a Dario Sanfilippo, che abbiamo conosciuto da poco, ma che già annoveriamo come nuovo amico. Grazie per la tua presenza fra noi e per donarci momenti di professionalità uniti ad una grande sensibilità ed umanità. Infine, vogliamo formulare un augurio che siamo sicuri che rimarrà nei nostri cuori, e cioè: coraggioso è colui che, ricevuta la rivelazione, sacrifica se stesso per la verità, costi quel che costi, per il bene di tutti, per giustizia di coloro che non sono più nella densità della materia e per amore di tutti quelli che verranno. Con fede e alti nello spirito, rimaniamo uniti come un unico essere affinché la materia non abbia a vincere. Grazie a tutti voi, con infinito amore, Arca Luce di Michele Arcangelo. Grazie. Grazie. Non voglio rubare altro tempo, soprattutto agli invitati, per questa intervista. Non era previsto che io parlassi, però lui, siccome lui mi comanda, altrimenti mi frusta, e allora devo dire due cose. Devo dire perché siamo qui. Perché siamo qui? Perché purtroppo viviamo una situazione strana. Vedi, io ho parecchi anni sopra le spalle, vivevo nel secolo scorso, e quando andavo a scuola vedevo una cosa strana. All'epoca per me era strana, significava il male della politica, mi sembrava allora. Che praticamente andavo a scuola in Ancona, dove fa 50 km con il treno, e ad ogni stazione scendeva due, tre, se non quattro persone del sud, no? Che andavano alle poste, a lavorare alle poste. Perché? Perché il ministro era di quella zona là, e quindi tutte quante le Marche e l'Abruzzo erano postini dell'Abruzzo, che il ministro era abruzzese. E io pensavo, era un democristiano, pensavo questo è male, cazzo, vedi la cattiveria del... Però poi nel tempo ho capito che quella era una cosa brutta, però dopo che Giorgio ha preso le stimmate e dopo che è successo il fatto del muro di Berlino, sono successe delle cose strane, cioè la gente, i popoli, non avevano più confini, non avevano più leggi, non avevano più niente. Sembra che noi abbiamo dei governi, ma questi governi non hanno potere come allora di mandare le persone a lavorare, di dargli lavoro. Sembra che hanno potere,
ma devono rispettare il potere della comunità europea, devono rispettare il potere della NATO, devono rispettare gli ordini degli americani, dei russi, cioè devono rispettare il potere di altre persone, che significa che noi siamo in mano ad altre persone, ad altri poteri. E questo perché allora stasera siamo qui? Siamo qui appunto per lottare contro questi poteri, che sono di solito poteri occulti, e se non sono occulti sono palesi in maniera evidente. Più volte Giorgio ha parlato del dio denaro, più volte Giorgio ha parlato dell'atomica, più volte Giorgio ha parlato della guerra, dei bambini che muoiono di fame. E questi qui non sono forse causati da quegli anticristi che noi diciamo, è arrivato Berlusconi, sicuramente adesso ci farà tutti liberi, lavoriamo tutti, cioè la gente va dietro a delle persone, come dietro agli anticristi sorgeranno, ecco, vedete, Cristo è là, Cristo è l'altra parte, eccetera. Noi pensiamo che la risoluzione di tutti i problemi siano delle persone, delle singole persone potenti, importanti. E questa sera siamo qua appunto per questo, per dire che non è vero. Dobbiamo lottare noi contro questi mali, dobbiamo lottare, dare la faccia contro questi mali. Lo aveva detto tanto tempo fa la Madonna. Mi raccomando, a voi, piccolo gruppo che ci vedete, cioè a voi che avete capito come funzionano le cose del mondo, voi che avete scelto Cristo come vostro portabandiera, voi che avete Cristo, che avete scelto Cristo, mi raccomando a voi, perché solo voi potete fare in modo di aiutare il ritorno di Cristo. Sono contento questa sera di essere qui con voi e presentare Giorgio Mongiovanni. Giorgio non si ricorda, ma Flavio sì, perché io il 7 di ottobre 1989 ti ho presentato per la prima volta la prima conferenza che Giorgio fece da stigmatizzato al Porto San Delpidio, fui io a presentare Giorgio al mondo. Quindi oggi... Quindi se noi seguiamo una persona dall'89 perché porta le stigmate di Cristo, significa che qualcosa questo personaggio sta dando al mondo e sta dando, diciamo, speranza che qualcosa si possa risolvere in questo mondo. Grazie, ho finito. Bene. E adesso vi do io una sorpresa. Una sorpresa perché mia figlia mi affascina col suo teatro, con la sua drammaturgia, con la sua regia. La vedo lei e il suo movimento che presentano spettacoli e messaggi. E quindi non a caso da bambina sempre Sonietta ha visto con i genitori, con il papà, ha praticato l'arte, non perché io sono un artista, ma perché per la missione che mi coinvolge io sono vivo nel teatro, nel palcoscenico da 35 anni, soprattutto nei teatri. Poi Sonietta ci ha vissuto questa ispirazione, oggi è una drammaturga e presto si lavorerà nella facoltà specifica che dà professione all'attrice, perché di questo si tratta. Quindi nelle Arche conosco artisti, cantanti, musicisti, sceneggiatori e che sono soprattutto di strada, cioè sono poco conosciuti. Conosco anche quelli conosciuti, ma mi innamoro del talento che hanno. Uno di questi, siamo amici, già lo conoscete, e ha preparato un numero davvero che mi ha emozionato, che io conosco e sto lavorando a un podcast, quindi vi sto dando un'esclusiva, uno spoiler di una cosa che stiamo lavorando professionalmente e che manderemo in onda con uno dei nostri podcast, però stasera lo potete vedere anche visivamente, un monologo molto bello che tratta i nostri temi, credo che sia tragicomico, quindi molto molto profondo, che tra poco il mio amico e artista Gaetano Ferrara vi presenterà sul
sulla seconda venuta di Cristo, Gaetano Ferrara. Salve a tutti, eccomi qua. Sono tornato, guardate come mamma ha già avuto combinato. Ma ora che sono tornata con voi, come mamma ha già comportato? Che ci faccio con voi che siete un granello? Io vi ho visto solo spolverare. Ma così, come va già creata con un soffio, a così con un soffio, vi porto in da luce che va creata. Va a piccio. Tanto il pianeta sta inguaiato. Va vita mangiata tutta cosa. E mo state voi, sola, rinda tutta la merda che avete cacciata. E per continuare a esistere, continuate a mangiare pure quello che avete cacato. Sì, è vero, io sono figlio di paterna, ma pure voi siete tutti figli suoi. Come a me siete tutti fortunati. Vi avete pigliato un padre più ricco e tutto creato. Eppure io con l'umanità non saccio quello che ha già fatto. Va viva ritta tanto bella, no? Tutta quella che va regalata, voi lo dividete in parti uguali e voi magnata. No? Tanto siete una famiglia sola, a bottiglia a tavola è quella. Non ci sono alternative, ma non è suo sangue chi vi viva. E invece no. Un esempio. Una buona parte di creature che sono a base del futuro, voi è lasciato morire fame e sta terra, chi ne è luce, a diventare un mondo scuro, scuro, scuro. Vaccerito, vi magnate come i pesci in domare, si aiuta innanzi solo come una catena alimentare. Siete stati solo violenza, forza, forza fisica, sopraffazione, inganno, guerra, torta, senza un'etica, una ragione. E questo lo sanno tutto quanto, pure l'anima di chi vi è morta. Eppure, guardandovi sempre molto costantemente, molto attentamente, qualche volta vi caso qualche lampo di luce che si comporta e vive correttamente. So pochi, per carità, certi volte basta solo una mano per contare. Però diciamo che è in questi momenti che io mi ricordo che vi amo. Perciò, eccomi qua. Sono tornato, andiamo bella, che fa? Certo, siete voi che me lo dovete dire. Avete dimenticato che già vi ho parlato. Lo sapete, no? Succedette presso a poco 2000 anni fa. E io, chi se lo scordo, mamma mia. Per farvi ricordare, per farvi edificare, per farvi correttamente campare, lo sapete quello che mi hanno fatto e che mi sono lasciato fare? Perseguitato, sbeffeggiato, ferito, incoronato con una corona in spine rosa, fustigato per giorni e ore, inchiodato in coppa una croce, sportusata, sanguinante innanzi a tutto quanto. Solo due categorie si godevano lo spettacolo. Gente che rideva senza l'ombra di vergogna e gente che chiagneva,
fine tragedia e scorna. Poi sono morto, poi sono risorto. E oggi eccomi qua. Andiamo bello, sono tornato, come fa? Le parole mie, linte e pinte, vi sono tornato in faccia il cuore. E mo? Una decisione ad appigliare. Vi ricordate quando vi dicette che voi mi dovete dare tutto cosa? Tutto! Tutto! Pura la vita vostra. Ma io non vi dico a parola vostra, ma a parole mie. Pensate che io voglio tutto per un fatto di potere e autorità. Avete pensato malamente. Non è che sta verità. Pensateci. Io e voi, come ha già fa, se a disposizione tenga tutte le stelle e l'eternità. Ma se voi mi date, seduta a stante, ma siete frata, e allora potremmo godere insieme del creato. Ma se non mi date, il vostro tutto, che sempre niente rimane, so scopre menzogne e bugie annanzi alla verità, e vanno tornata zitta, muta e cieca, senza mancano ricordo, rinda un'oscurità come fosse un mare e voi o plankton, che può solo galleggiare. Che se quello che aveva agito tempo fa? Vi conviene? Ma sono tornato e vi faccio una domanda. Vi è convenuto? Io spero con tutto il cuore mio che è più grande che ci sta, che quanti più di voi sapranno come rispondere e daranno quello che devono dare. Tutto riesce ripeterà tutta la sua pochezza e nullità. Ma stavolta il finale non è in coppa una croce, no. Ma annanza una pace di potenza e gloria che da sempre accompagna l'eternità. Come attore vi ho detto tutto quello che vi dovevo dire, sperando che l'eco delle parole vi stia scolpendo il cuore. E non vi ho scordato mai, Dio c'è e vi ama assai, assai, assai. Volevo recitare una poesia che è scritta nel 2010 in un momento per me di riflessione e introspezione. Mi venne l'ispirazione mentre ascoltavo vari politici speculare sulla vicenda di Eluana Englaro, inneggiando all'amore per la vita, riferendomi a Silvio Berlusconi. Pomeriggio, mentre ascoltavo la canzone Shine Your Crazy Diamond di Pink Floyd, mi venne l'ispirazione di scrivere questa poesia, poi inserita nel libro Angeli mandati all'inferno, che pubblicava bene nel 2013. Poesia in cui la parte iniziale sento che è frutto del mio ingegno e ispirazione, ma la parte centrale e finale sentì che nel momento in cui rileggevo il mio scritto è come se mi fosse stata ispirata da qualcun altro, diciamo, dalla metà in poi. La poesia si chiama Ascoltando l'anima. Uso il sottofondo della canzone che mi fu ispirata. Attraversando l'orizzonte del mio ego in rivolta, scavalcando il confine che mi tiene rinchiuso. Libero la mente, trascendo l'inconscio,
rompo le catene del materialismo, scopro una realtà da tutti sconosciuta, sguinzaglio l'anima che ora balla in spazi sconfinati. La libertà che certo non è materiale, ma bensì astratta. Libertà di non essere condizionato ad indossare un abito per il momento. Libertà di viaggiare con i propri piedi e non con i propri mezzi. Libertà di cogliere un frutto senza averlo coltivato. Libertà di amare senza malizia. Ecco, l'uomo oggi è prigioniero delle proprie idee, dei propri vizi e dei propri credo, e per questo vagherà sul mondo nelle tenebre. Anche se avrà danare e potere, ne vorrà sempre di più, e la sua anima si dannerà per ottenerli e scenderà a compromessi con il male, provocando altro male per ripagare il proprio debito. La pace non si fa con la guerra, con la vendetta o con l'odio e la non accettazione del diverso, l'ipocrisia di un buonismo fatto solo allo scopo di avere consenso, l'avidità, l'ambizione, la tirannia mascherata dalla democrazia. Forse ho sognato il paradiso, o forse il paradiso è assediato dal male, ma noi abbiamo la capacità di scelta e possiamo cambiare le cose. O forse ci sta bene così. Quindi, se facciamo del male, non lamentiamoci di ricevere dell'altro, perché è una catena, e ogni male azione è un anello che si aggiunge. Ma se facciamo del bene, non aspettiamoci di ricevere in cambio. Ci vorrebbe il rinascimento dell'anima, la cultura dell'amore nel senso pieno della parola. Solo con certe condizioni l'uomo si salverà dalla propria autodistruzione, solo se si spaterà la legge della giungla, perché non siamo più animali incapaci di sapere, perché i libri e milioni di parole, mettendo in una sequenza sublime, potremmo arrivare a qualunque concetto, ma è l'anima che dà un'impronta a ciò che si crede, quindi ascoltiamola, non facciamola entrare in conflitto con il nostro ego, diamo le autorità di decidere e non facciamoci offuscare la mente dall'odio o da tutte quelle immoralità interconnesse a solo scopo di avere, perché si può essere padroni di tutto e di tutti, ma se non si è padroni della propria anima si è poveri di dignità. E allora eccoci qua di nuovo, buonasera, volevo ringraziare, mi alzo in piedi, una persona cara che siamo amici da tantissimi anni, che è venuto a trovarmi con la moglie, che è anch'essa dottoressa, il dottore Nico Ceglie. Dottore Nico Ceglie, il dottore Nico Ceglie, ti interessa anche a te come ricercatore, è la persona che ufficialmente come medico mi ha visitato e esplorato le stimmate in forma medica, asettica, e le sue conclusioni sono state che lui come medico, come scienza medica, non sa, non può spiegare questo fenomeno. Ne parleremo, ne forse. Parliamo. Vediamo forse, dove arriviamo. Vediamo. Va bene, eccomi qua. Buonasera, a te la parola. Buonasera a tutti. Prima di cominciare io volevo ringraziare le persone che sono qui presenti, che mi hanno regalato il pomo d'Adamo, quindi grazie. Non me lo aspettavo, diciamo, questo livello di ospitalità, ecco, mettiamolo lì, che fa piacere. Dette queste cose, entriamo nel succo del discorso. Noi la volta scorsa abbiamo intrapreso un viaggio, sì. È un viaggio che in parte ha raccontato una parte della tua vita. Noi oggi proseguiremo là da dove abbiamo lasciato, però da un punto del viaggio, che è un punto che secondo me, e penso che tu sarai d'accordo con me, non abbiamo esplorato fino in fondo, e poi ci aiuterà ad andare avanti. Non so dove andremo, lo scopriremo soltanto viaggiando, certo. Parafrasando un pochettino Battisti. Certamente. E allora, noi la volta scorsa ci siamo lasciati dicendoci tante cose. Sappiamo che tu a un certo punto ti trasferisci, o meglio, io so, ma lo sai anche tu perché c'eri, quindi, a un certo punto ti trasferisci, per amore, immagino, a Porto Sant'Elpidio, perché nella vita di ogni uomo una delle tappe fondamentali è l'amore, no? Certo. Ancora non eri stigmatizzato, eri un semplice seguace di Eugenio Siracusa, e con te viene anche tuo fratello. Ora, No, non esattamente. Bene, ok, adesso continua tu. Allora, intanto mio fratello viveva in Spagna, dove si è sposato con l'amabilissima moglie e cognata Belen. Che salutiamo, so che ci seguono. Sì. E viveva in Spagna e aveva un'associazione molto grande a De Soho, nei Paesi Baschi, insieme a un altro ricercatore che poi ha preso la sua strada, e seguiva Eugenio Siracusa
in quel di Spagna. Io invece mi ero trasferito a Fermo e successivamente a Porto Sant'Elpidio, che è attaccato a 10 chilometri, per ragioni di amore e di lavoro. Di amore perché ho sposato la mamma di Giovanni, che è un essere che, anche se io oggi sono separato ormai da tanti anni, continuo a voler bene, anzi ad essere devoto, perché la personalità di questo, di questa donna è una personalità molto spirituale, molto bella. Quindi siamo rimasti non solo amici, poi frequentando la stessa confraternita siamo anche fratelli spirituali. E Giovanni, il nostro figlio, è cresciuto, diciamo la nostra separazione è stata quando Giovanni aveva la barba come ce l'hai tu, cioè non è stata una separazione traumatica per lui. Il lavoro, perché sono diventato imprenditore, prima semplice operaio messo in regola perché per noi siciliani quando mi hanno dato la busta paga ho detto ma che è una cosa extraterrestre questa, perché in Sicilia io ho lavorato sempre in nero, tanto lo sappiamo, è inutile, la maggior parte del lavoro in Sicilia. Quando lassù nel nord mi danno busta paga, tredicesima, cioè ferie, e che sono andato nella luna. E quindi ho intrapreso questo percorso gioioso, 22-23 anni mi sentivo un uomo, talmente mi sentivo uomo che mi sono sposato, cioè un posto sicuro, che poi era una ditta privata, però per me abituato a 12 ore al giorno, a 300.000 lire al mese, lì io, per me ho cambiato radicalmente vita. Poi siccome diciamo ero intraprendente, non è che ero più bravo degli altri, diceva il mio titolare, che era un grande imprenditore commerciante di accessori per calzature, il boom delle calzature, che purtroppo è scomparso alcuni anni fa per una tragedia personale, cioè si è suicidato, è andato su tutti i giornali. E mi voleva bene davvero, tant'è vero che mi offre a cambiali una parte della sua azienda piccola, una piccola parte che per me era l'Eldorado, la Fiat, che però aveva un fatturato molto alto, e quindi l'ho preso nelle mani, l'ho portato avanti da adesso ti do qualche numero, ma è solo per farti capire quanto mi piaceva lavorare, da fatturato di 10-15 milioni di lire al mese, io sono arrivato a fare 50-60 milioni, quindi ho quadruplicato al mese di fatturato, quindi ho avuto dei dipendenti. E quindi mi sono sposato, seguivo Eugenio, mio fratello dalla Spagna e io da Sant'Elpidio. Ti devo fare una piccola correzione, sempre modestamente. Ovvio, la modestia prima sì, di tutto. Io non ero un semplice seguace di Eugenio, io e mio fratello eravamo i prediletti di Eugenio. Questo lo so. Quindi eravamo il suo braccio destro, sinistro, gli auto, cioè lui aveva fiducia totale nei fratelli Bongiovanni, infatti mandava la gente, non andate a parlare con mia, io andate da questi ragazzi. Sempre modestamente. E quindi andavamo avanti, comunque Eugenio al di là dello scherzo aveva suoi rappresentanti ufficiali nelle Marche, che noi da bravi ragazzi rispettavamo, non è che ci dicevamo a quello qua come a noi, anche se Eugenio aveva una specie di predilezione per Filippo e Giorgio, c'era il suo rappresentante, noi cercavamo di adattarci a ciò che il rappresentante nelle Marche di Eugenio ci diceva di fare, però Eugenio aveva questo occhio di riguardo per noi, lo sai, lo sanno tutti, anzi, tant'è vero che quando viene fatto il giornale Non siamo soli a Porto Sant'Elpidio, Eugenio invece di nominare come suo rappresentante quello delle Marche dice no, lo deve fare Filippo. Sì, lo so. E suo fratello deve essere il vice. Ma io so però che la missione, credo, fosse quella, non so se già ci fosse un'arca. C'era, sì, come no. Ok, ma a un certo punto, però tu ancora non eri stigmatizzato. No, assolutamente. Poi a un certo punto torna Filippo nell'86 e insieme facciamo sto giornale
Eugenio fa nomina Filippo direttore, io vice direttore, altri ovviamente collaboratori, scrittori, giornalisti, che non eravamo giornalisti, eravamo amatoriali. Però infatti il Tribunale di Fermo ci autorizza per un giornale amatoriale, che è il giornale antimafia. Io me l'ha autorizzato il Tribunale quando io ho preso il tesserino del giornalista, certo. Che oggi ci vuole la laurea, se no non puoi aprirlo, perché non puoi... puoi scrivere amatorialmente argomenti scientifici, fantastici, ma politici o sociali, devi essere giornalista, sennò il tribunale ti nega l'autorizzazione. Chissà, poi fai politica. Vabbè, ma poi quello non era neanche a scopo di lucro, credo, quindi solo era problemi gratis. Non comunque c'era. Era per sottolinearti. E lì inizia l'avventura dei fratelli Bongiovanni. Adesso dobbiamo fare necessariamente un salto, no? Sì. Tu fai il primo viaggio a Fatima, non succede niente, incontriamo la signora velata di nero, sì, giusto? Sì, che l'abbiamo parlato già? Ne abbiamo parlato, però colleghiamo. Poi tu, sì. Quando ci ritorni, sei stigmatizzato, la Madonna ti dà un messaggio. Sì. E abbiamo accennato, sì, alla visita di 24 città, sì, sì, che sì, lei ti avrebbe detto di dover visitare, no? Sì, nell'arco del tempo. Ah, vabbè, ovvio, tutto in una volta. Significa tutto in una volta, traduciamo. Sì, tutto in una volta non si poteva. Esatto. Quali erano queste città? Perché quelle? E se ci sono degli aneddoti che ci puoi raccontare riguardo a qualche viaggio specifico che ti ha colpito, dove è successo qualcosa di particolare insieme a Filippo? Perché poi tu mi hai accennato sempre via WhatsApp che... ci sono state altre città che tu poi hai visitato di tua sponte da solo, comunque c'era, sì, no, sì. Filippo già non c'era più, per entrare poi... Non c'era più nel senso... Non che c'era più, nel non in quel senso, ma per entrare poi in un altro discorso che te la faccio dopo questa domanda. Quindi, va bene, prego. Allora io ricevo il messaggio dalla Madonna avallato da Eugenio Siracusa, perché lo dobbiamo specificare per ragioni di etica. Eugenio avalla tutto quello che mi accade, le stimmate, i messaggi della Madonna, tutto, tutto completamente, e dà la faccia, onestamente lo devo dire, a tutte le arche dicendo seguite a Giorgio che questo è tutto vero. E le 24 città adesso tutte non me le ricordo, ma certamente la maggior parte sì. Stiamo parlando della Sicilia, stiamo parlando di Montevideo, di Buenos Aires, di Asunción. Stiamo parlando di Città del Messico, stiamo parlando di Madrid, Barcellona, stiamo parlando di Roma, ovviamente, la nostra capitale, stiamo parlando anche dell'Africa, Kinshasa, Congo, Brazzaville, insomma, tante capitali. Non ricordo se c'era nel mezzo anche gli Stati Uniti d'America, ma Mosca sì, anzi Mosca è una delle città delle 24, tra le più... attese. Perché? Perché? Ma perché secondo il messaggio della Madonna lì c'erano, si aprivano delle porte dimensionali, chiamiamole così, oltre a crearsi delle arche, perché erano delle città, teologicamente parlando, importanti, che riguardavano il messaggio di Fatima, il terzo segreto di Fatima e la seconda venuta di Cristo. Secondo l'interpretazione mia, quando ho completato le città, io dovevo proseguire la missione, cioè non dovevo concluderla. Secondo l'interpretazione di Eugenio e anche Filippo, che ha seguito a ruota, io dovevo fermarmi. Ma non fermarmi a andare in pensione a 30 anni, cioè fare un altro tipo di attività spirituale che sarebbe stata quella, se non ricordo male, quindi... mi sbaglierò su qualche cosa tecnica, però il concetto di trasferirmi in Sicilia e seguire le arche del mondo, ci mancherebbe, e fermarmi nell'attesa degli eventi che dovevano accadere, che riguardavano gli extraterrestri, l'Apocalisse, la venuta di Cristo, tutti questi eventi, con i segni che porto, quindi con le sanguinazioni, e che... Alla cessazione di questi viaggi, di queste città, dovevano essere i fedeli, chiamiamoli così, a venirmi a trovare, come sono andati per tantissimi anni a trovare Padre Pio. Quindi io dovevo ubbidire a questa direttiva che il mio padre spirituale aveva dato,
anche se nel 92 e nel 93 lui aveva dichiarato per l'ennesima volta: seguite Giorgio, il mio compito è finito, adesso c'è lui, dovete seguire lui. Però certamente non è che Eugenio, una volta che ha detto questo, lui se n'è andato a casa e se n'è andato a letto, continuava a essere la mia guida, quindi a suggerirmi battute, ti ricordo a mio fratello, lui si seguiva, continua a seguire, seguiva a essere il mio padre spirituale, e quindi a dirmi che, guarda, scusa, non è che la voglio mettere sul piano umano, ma un padre a un figlio ci dice sempre: tu a fare così, tu a fare così. A un certo punto ti sei seccato, no? No, non mi sono seccato. Però diciamo che ti stava un po' stretta come cosa, qual è? Non ero quello che sentivo, ma adesso ci arriviamo. Certo. Quindi lui mi dice: tu devi stare qua, il cielo vuole questo, sai, il cielo, non è che me lo sta dicendo mio padre Eugenio, tuo padre, vabbè, io sono tuo figlio, ma me lo sta dicendo il maestro, quindi io non è che ho sottovalutato, io ho detto: ma magari forse devo fare così, invece voglio fare un'altra cosa, qui se io disubbidisco al cielo passo i guai. Nella teologia è così, per te che sei laico, dici: ma come passi i guai? Passo i guai spiritualmente, cioè perdo molti punti spiritualmente, quindi per noi che abbiamo fede è una tragedia. Quindi la patente del religioso ce l'hai a meno 100 in questo momento, sì. Più o meno. No, forse non ce l'hai proprio. Quindi io dico: no, io sento di andare avanti anche in altre città, malgrado nel messaggio non sono specifiche, perché finché questi eventi, non è che io avevo una ragione di arroganza, io ho detto: finché questi eventi non accadono, perché Dario, non è che stavamo parlando scruscio, cioè rumori di guerra, avvistamenti, stavamo parlando di catastrofi planetarie che dovevano accadere, asteroidi che cadevano sulla Terra, la probabile venuta di Cristo, che ancora oggi non sono avvenute. No. Cioè Cristo, il messaggio di Cristo per noi è presente, anzi per noi anche Cristo è presente, però stiamo parlando della manifestazione di Cristo a tutto il mondo, non è avvenuta. L'asteroide che dovrebbe cadere sull'oceano non è accaduto. Meno male, direi, no? Sì, meno male, però parlavamo di quegli eventi, in attesa di quegli eventi che accadranno a breve. Lì può essere che ho capito male io, ci mancherebbe. Io pensavo fra 3-4 anni qua. In attesa ho detto: io continuo a fare il lavoro che deve fare, secondo me, uno che ha i segni, un cristiano, evangelizzare. Cioè il primo scontro, diversificazione tra Eugenio e me, è questo il primo. Esatto. Cioè io voglio continuare il messaggio. No, il messaggio lo puoi continuare standotene in Sicilia. Io invece continuo a viaggiare. Questa è stata la prima, diciamo, divergenza. La prima scintilla che dà fuoco alla miccia dello scismo. Che dà fuoco alla miccia, però io mi ricordo che questo è andato avanti, lui tollerava, era d'accordo, io non ero d'accordo, ma fino a 33 anni, 1996, che me l'hanno festeggiato a casa di Eugenio, credo che era presente, anzi Filippo era assolutamente presente, ero lì a casa di Eugenio, quindi fino a quell'età, malgrado io la pensassi in un modo, lui la pensava in un altro modo, andavamo avanti. Poi è successo, diciamo, la separazione definitiva nel 1998, per altri fatti, ecco, però allora ci arriviamo, che non sono questi. Era questa la domanda, sì. Qual è stato appunto poi alla fine, per poi proseguire la tua strada, no? Qual è stato l'evento che, diciamo, hai raggiunto il colmo della misura, cioè dice basta in questo momento, cioè poi si parla anche di una differenza metodologica, sì, sì, sì. Che io però sinceramente non ho capito qual è. E te la spiego subito. Prego. La differenza metodologica che io, per me è una, cioè, è un paradosso, non voglio dire ridicolo, non mi permetto, però io andavo in giro per i congressi mondiali, io ho partecipato a tutti i più grandi congressi mondiali dell'ufologia e non dovevo andare a parlare di ufologia. Ma insomma, dal 52 che ne oggi parlavamo dell'UFO sull'Etna, di che cosa devo parlare? Ma non è che io parlavo dell'ufologia e basta, l'UFO, io davo il messaggio. Quindi collegavo l'UFO, che magari non aveva una grande importanza, ma era
l'oggetto che tutti riconoscevano, movente, esatto, per dare il messaggio degli extraterrestri, di Eugenio, di Filippo, di Giorgio. Quindi secondo invece la metodologia doveva essere più diretta. Ormai non c'è più tempo di parlare di UFO, parliamo direttamente del messaggio, più giustizia, più, diciamo, questo richiamo alla giustizia, al castigo. Che quindi io, l'aspetto teologico. Sì, più, che io credo, però allegavo, so, per me, senza l'UFO, visto che siamo ufologi contattati, se non parliamo della cosa che è comunque tra le principali della nostra comunità, e questa era una metodologia. Poi altre metodologie, guarda, non me lo ricordo, se tu te le ricordi, io te le confermo. Ok, tra le varie cose, ma io chiaramente mi rifaccio a quello che mi è dato sapere, sì, a tramite i video, dice, esatto, tramite video. Citerò anche mi aiuti, mi aiuti. Ma tu aiuterai me. A ricordare, io ti spiego sicuro. Sì, non ho dubbi. Siamo qui per questo, no? Sì, certo. Io ho ascoltato vari video. Sì. In alcuni ci sei tu con le tute da incubo, sì, che sì, parli con Eugenio Siracusa. In una ce n'è anche tuo fratello, ma ancora lì eravate in buoni rapporti, con una bella tuta giallo canarino, fantastica. Sì. Ma io nei video che ho visto che vi ha fatto Valenti, sì, quindi dove tu gli dici i miei segni li avete riconosciuti voi, dice guardate qui in questo video, però c'è un altro video a parte dove c'è Eugenio Siracusa, già anche piuttosto anziano, sì, sì, che parla con una TV credo sudamericana, sì, ma a me sembra, sì, ma potrei sbagliarmi, anzi come diceva Benigni, se magari non è così, non vorrei sbagliarmi, che tutto sommato a lui gli rodeva, gli dava fastidio il fatto che tu, insomma, gestissi del denaro, cioè che eri in qualche modo, non so come perché non lo dice, non ne parlate di questo, ma era questa l'accusa fondamentale. Tant'è vero che lui dice... La menzogna, sembra un detto mussoliniano quasi, forse era anche figlio della sua epoca, no? La menzogna è peggiore del tradimento, dell'inganno. L'inganno è peggiore del tradimento. Del tradimento, che poi secondo me sono sinonimi, vabbè, poco importa. C'è questo discorso dei soldi, che ho notato che è anche un tema a te molto caro, no? Quindi ci riallacciamo anche a un'altra tema. Caro nel senso che sì, ci sì, vado perché tu spesso non lo hai detto, vabbè, a me me lo hai detto, però dici che il denaro sporca le mani, tra virgolette, è Satana, no? Sì, sì. E quindi rispondiamo al sacro e al profano. Tu quando, diciamo, ti sei difeso, gli hai detto, prego, che gli hai detto a Eugenio Siracusa? Ricordamelo, io te lo confermo. Che cosa gli ho detto? Come tutti gli uomini con le mani bucate, ho bisogno, no, sto scherzando. No, che tu avevi bisogno di girare il mondo. E allora, su, sì. Guarda, sono molto, adesso me lo sto ricordando, grazie perché tu mi fai... Figura, io l'ho visto di recente. Mi fai memoria, ma ti credo, me la ricordi. Adesso che ho 60 anni, lì ne avevo 35, 38, non mi ricordo. Sì, 40, stiamo parlando di... 27-28 anni fa. Io lì, adesso, ancora adesso, rimango perplesso, quasi mi viene da dire ridicola la situazione, davvero ridicola, perché qualsiasi persona di buon senso, ed Eugenio è un personaggio di grande buon senso, di grande intelligenza, di grande spiritualità e razionalità, che discute con un giovane di 40 anni, dell'utilizzo del denaro, già il tema, al di là di chi ha ragione e torto, è ridicolo, perché in questo mondo da Eugenio Siracusa all'ultimo degli uomini, se non utilizzi il denaro, ti puoi, a meno che non fai l'eremita, che è una scelta, non puoi fare niente, non ti puoi manco sparare, perché ti accattare la pistola, la pallottola, dici mi voglio sparare, ce l'hai i soldi per spararti? No, e allora non ti puoi manco ammazzare. Quindi la discussione aveva un altro movente, lui rimproverava a me non l'utilizzo dei soldi in quanto tali, perché lui li utilizza pure,
tra l'altro c'è una bella casa, delle belle macchine, non è che Eugenio viveva in povertà, viveva nel benessere, quindi i soldi li utilizzava, ci mancherebbe altro. Quindi il rimprovero non era i soldi per i soldi, come Giorgio utilizzava questi soldi. Questi soldi, invece di utilizzarli per l'opera, secondo lui, secondo le menzogne che il figliolo gli aveva raccontato, io li mettevo in banca, in Svizzera. Quindi, perché se no, perché se io penso che Eugenio pensava che i soldi sono Satana e appena li utilizzi vai all'inferno, ritorniamo al Medioevo, non è possibile, non può pensare a una cosa del genere Eugenio. Quindi io ho interpretato questo livore, questa arrabbiatura che aveva lui contro di me per il malutilizzo dei soldi. E allora lì la discussione si apre. Io penso, perché mi conosco, che i soldi che ho utilizzato tutta la vita li ho utilizzati solo per fare del bene e fare l'opera, basta. E non ho mai ingannato nessuno, nemmeno in questo caso, che nella valigetta, io ho aperto la valigetta e c'erano i libri di Eugenio Siracusa. Non c'era manco una lira. Perché ero accusato che avevo portato 200 milioni di lire in Svizzera, invece in quella valigetta, ancora me la ricordo verde, c'erano i libri e i messaggi di Eugenio. Ne abbiamo parlato. I soldi me ne ho... Aspetta, se no... Prego, prego, certo. Se no uno dice, ma sta raggirando lo Stato... No, io di soldi ne ho maneggiati a milioni, però li ho utilizzati solo per diffondere il messaggio che è arrivato a miliardi di persone e non ci ho guadagnato niente, anzi, per la verità... Non dico che ci ho rimesso, no. Sei apparo. No, non sono apparo. Sto benissimo, perché quando sono andato o sono sprofondato sottoterra, che non c'avevo nemmeno da mangiare, il cielo, perché noi la pensiamo così, attraverso atti generosi mi ha fatto arrivare dei soldi che io oggi sto utilizzando solo per fare l'opera e basta. Non ho nessun interesse. Anzi, più me ne arriveranno, Dario, forse per te questa è una notizia, più farò il culo al male. Utilizzerò i soldi per attaccare il male, se necessario, ucciderlo. Ci arriveremo magari, non lo so. Quindi dovete pregare che io possa avere il mio benessere, aiutare i miei fratelli, perché se dovessi avere delle somme ingenti di milioni di euro... Così come fa Cosa Nostra per fare del male, io farò del bene e per eliminare, non fisicamente, eliminare culturalmente con l'informazione, attaccando in modo forte politici, corrotti, eccetera, e l'utilizzo del denaro in quel caso sarà immenso, perché io parlo di televisioni, radio, giornali. Io sono... D'accordo con te. Però ti sto dicendo, i soldi li utilizzerò, certo, per quel fine. Ok. Dice, ma che la macchina non mangi? Sì, mi compro una macchina, ma i grandi soldi lì nemmeno investirò, perché ci perdi. Li utilizzerò. Quindi quella è stata la storia. Domanda pepata. Tu, super pepata. Più pepate sono, meglio è. Noi sono due pepate. Noi parliamo su WhatsApp, ci raccontiamo alcune cose, altre no, perché poi ci piace parlarne di presenza, lo dico giusto per chi è presente qui. Questo, certo. Esatto. Noi parlando, anche a cena l'altra volta, ci siamo detti delle cose, e la domanda pepata è questa, che scaturisce da un messaggio che tu mi hai mandato. Se tu mi dici che io lo posso dire, lo dico, se no mi stai muto. Dimmi tu. Dipende l'argomento, non me no, lo ricordo. Parlando di Eugenio Siracusa... Tu mi hai detto che, secondo te, non sapeva vivere. Che cosa significa? Cioè, come lo dobbiamo interpretare? Che cosa significa questo? Per il discorso dei soldi? Oppure no, non ci sono vivere. Degli atteggiamenti che tu reputavi, col senno del poi, chiaramente, sbagliati? Se c'è la par condicio, se sono stato insultato e accusato di aver disubbidito, eccetera, ho diritto a una difesa. Secondo me no, non sapeva vivere. Per me il maestro più grande... Cioè, questo lo hai detto. Il maestro più grande rimane Eugenio. Non, secondo me aveva una gestione della sua vita che io non condividevo, ma era la sua. Ma non gliel'ho mai detto, perché non ho motivo di dirglielo. Cioè io che raccolgo 150.000 litri d'acqua
me li metto sottoterra perché deve arrivare l'Apocalisse, io non lo condivido. Io non intanto bevi e poi si pensa. Io no, non raccolgo manco un litro, perché Gesù ha detto chi tenterà di salvare la propria vita la perderà, quindi che me la faccia fare 100.000 litri d'acqua se Gesù mi ha detto magari che non hai il licio, se hai fede ti salvi. Questo, ma può essere che una mia interpretazione anche erronea in questo senso, cioè io se ho soldi, se io ho 100.000 euro non mi faccio un serbatoio di 200.000 litri d'acqua. Io li spendo in qualcosa, in che divulgazione, sì. YouTube, queste cose che facciamo. Però, attenzione, questo è Giorgio. Quindi non sto dicendo che la... Non posso giudicare che la scelta di Eugenio era diabolica. Ma chi lo sa? Chi sto solo Dio sa? Non la condivido, tutto qua. Ora, se uno non condivide una cosa, che deve andare all'inferno perché non condivide una cosa? Io di certo non lo credo, quindi ecco, manco io. L'altra domanda pepata è un po' al contrario. Purtroppo questi eventi, poi ci spostiamo sul discorso dei soldi più seriamente, questi eventi hanno causato uno scisma ideologico, se vogliamo, però anche familiare in parte, no? Purtroppo sì. Se tu potessi tornare indietro oggi col senno del poi, chiaramente è più facile, no? Però dici, io ho sbagliato in queste cose, secondo me, avrei potuto fare diversamente. C'è qualche cosa che tu ti rimproveri, soprattutto nel rapporto che tu hai avuto con tuo fratello, perché di Eugenio ne abbiamo già parlato, oppure tu pensi che alla fine è andata come doveva andare ed è giusto così? Per questa è la domanda molto. No, io ho sbagliato nei confronti di mio fratello perché non l'ho agevolato nel divulgare l'opera di Eugenio, che lui amava, e che io, avendo la possibilità di farlo anche economicamente, non l'ho fatto per amore a lui. E questo per me è stato un errore che mi pento, spero di farlo adesso con i propri figli. Perché anche che non lo condivido, però è mio fratello, quindi lo potevo aiutare. Non ci sono arrivato, non l'ho fatto per cattiveria. No, vabbè, ma infatti col senno del poi, no? Sì. Poi invece con Eugenio il mio errore è che l'ho disubbidito. Non si può disubbidire a un maestro, devi ubbidire anche che te spacca la faccia. Invece io ho questa innata ribellione interna, che, ma è quello che insegno anche ai miei, diciamo, seguaci, l'ubbidienza deve essere la prima cosa, tranne se c'è in discussione la verità. Ecco, io ho visto che con Eugenio c'era in mezzo la verità, quindi io ho scelto ovviamente la mia verità, che magari non è quella, lo dirà solo Dio. È soggettiva, secondo me. La mia verità, quindi però a 60 anni e lui 109, se fosse bello arzillo gli direi va bene, facciamo come vuoi tu, e aspetterei che lui muoia per fare la mia strada. Abbiamo parlato dei soldi. Cioè aspetterei 25 anni senza fare niente, stare assettato una seggia, aspettare l'Apocalisse e l'asteroide che non viene, che non cade mai. E meno male. E quindi non conoscermi con te e con decine di migliaia di persone, impedire di aiutare a migliaia e migliaia di persone. Però ti sto dicendo la verità. Avrei ubbidito. Ho disubbidito, mi assumo la responsabilità. Ma va bene così, penso. Ma no? va bene così. Mi hai detto cosa faresti. Certo. Però ora su Gnucca non posso più tornare indietro. Col senno del poi l'hai già detto. Sì, insomma. L'ho detto. Noi spesso, ma anche tu lo fai, cioè, privatamente abbiamo parlato dei soldi, no? Che i soldi, tu dici, sono Satana. Ovviamente io ho una visione diversa, ma non ha importanza. Perché tu credi che un oggetto, poi alla fine, no? Perché stiamo parlando di un mezzo, sì, è uno strumento attraverso cui si possono fare delle cose cattive e buone. Sì, ma cioè, è come se io compro un'automobile, posso scegliere se farmi un viaggio oppure imbottirla di esplosivo e farla esplodere sotto il palazzo di qualcuno, ad esempio, no? Per parlare di mafia. Bravo. Ma la macchina o la Fiat non è colpevole del fatto che io utilizzo quello strumento in modo errato. Siamo perché d'accordo. Tu credi però che il denaro invece sia uno strumento errato? Quando tu parli della vita extraterrestre,
di come loro vivono nel loro pianeta, no? Non hanno economia. Esatto, cioè parli di un sistema socialistico a tutti gli effetti, no? Però sulla Terra non ha funzionato. No, scusami se ti sì, prego, prego. Un sistema socialistico dove tutti hanno la Ferrari, la villa e la piscina. Sì, ma non io... è comunista questo, questo è capitalista. Sì, ma qualcuno costruisce, cioè, voglio no, dire, assolutamente. È come tutti. Si autoproduce, si auto tutto, per... perché no. Il sistema concede la super comfort, il super lusso, il super tutto a tutti. Quindi non è comunista, è capitalista, però ce l'hanno tutti. Qui invece tu puoi dire sono potente perché tu non ce l'hai quello che ho io. Là non lo puoi dire, perché l'hanno tutti. Ma la domanda rimane però... Sì. Cioè, per me il male, sì. Parlo da scettico... Adesso ti rispondo sì, perché sì. Sui soldi. Ecco, per perché me il male... Devi sapere i soldi perché. Sì, 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 ma... Però per me il male non è alle volte... Cioè, non è qualcosa che io posso toccare in certo. Modo tangibile, no? Ma è anche una cosa sottile. Tu hai ragione su tutto, meno che sui soldi. Ogni tanto. Perché i soldi, a differenza della Fiat, della Ferrari, dell'abito, della villa, della piscina... dell'aereo, d'oceano, della bellissima persona che si veste, della bellezza, dell'arte, di una scultura, di un quadro, di una radio, di una televisione, di ciò che ti dà orgasmo, gioia, felicità, il denaro è un essere vivente, è una persona. Quindi intelligente, mentre la Ferrari non è intelligente. Tu, Acumanni, vai avanti. Sì, ora con quelle computerizzate, ma... Il denaro invece ti parla, ti condiziona e ti sottomette. Io ne ho prova perché io ho vissuto l'estrema povertà, cioè dormire in mezzo alla strada, e a casa sonnietta i miei figli che mi aspettavano con la bocca aperta come le rondinelle, e adesso che vivo sto bene, non mi manca niente, non sono ricco, però a me non mi manca niente, sto bene economicamente, le ho sperimentate tutte e due. E in tutte e due ho visto che lui non è riuscito a condizionarmi, perché io sono rimasto lo stesso. Mentre chi i poveri, soprattutto i poveri che diventano ricchi, diventano più bastardi dei ricchi stessi. E quello... Te lo saprò dire, no, scherzo. Te lo saprò dire, sto scherzando ovviamente. Te? Te lo saprò dire. Te lo saprò dire, ma lo vedrai, tutte le persone povere ambiscono alle persone ricche ed è bellissimo. Quando un povero diventa ricco, nel 90% dei casi diventa più fetente del ricco stesso, ma non è colpa sua, perché i soldi sono più intelligenti della persona che li possiede. E io ho avuto atti di generosità di persone che non gli è mai mancato niente. E perché lo hai fatto allora? Le persone povere che sono diventate miliardarie mi odiano e mi vorrebbero morto. Come mai? Come mai? Perché... Il denaro condiziona la loro mente e non è la loro mente che condiziona il denaro. No, quello fa sempre il suo giro praticamente, no? Poi alla fine, ripeto, secondo, cioè, quindi... Il denaro ha un pensiero che è quello dove tu puoi godere di lui se ti sottometti a lui. Se tu attraverso di lui fai del bene, attacchi il male, corrompi nel senso non illegale, cioè... per raggiungere un fine positivo, lui ti attacca e ti attacca condizionando, ti attacca tramite la famiglia, ti attacca tramite i fratelli, ti attacca tramite gli amici, ti attacca finché tu finisci di fare del bene attraverso di lui. O addirittura di fermare la macchina del male attraverso di lui. Quindi, siccome l'ho sperimentato nella mia carne, per questo ti dico i soldi sono Satana. E quindi quando io ho 1.000 euro in tasca e per me non lo disprezzo, cioè li utilizzo e nemmeno sono sprecone, ma non li considero importanti, sono lì che se mi serve, se sono puliti e sterilizzati, mi acciusciare un naso, lo faccio. Se invece devo comprare una cosa che è utile alla famiglia, lo faccio, ma loro devono sapere che li posso strappare. Una volta di fronte a alcuni amici che avevamo problemi di soldi, parlavamo di soldi e ne stavamo masciarriando, ho preso 2.000 euro e li ho bruciati di fronte a loro, scioccati, sono andati in crisi, erano collassati. E io gli ho detto, ma pezzi di carta sono. Ecco, da lì hanno capito il messaggio che gli stavo dando e siamo diventati fratelli di sangue.
perché loro ci stavano dividendo. Di quei 2.000 euro ne sono arrivati 10.000 il giorno dopo, attraverso strade. E quindi io capisco che il cielo desidera, vuole da me, ora non è che tu devi essere come me, ovviamente, vuole da me che io il denaro, al più lo disprezzo, il denaro più mi cerca. Ma... ti ho confuso un po'. No, io l'ho capito quello. Poi, che tu... Dario, la statistica, adesso ti ho fatto tante battute, tanti scherzi, certo, e tante cose vere. Adesso ti parlo solo scienza, la mia scienza. Certo. La statistica ti dice la storia dell'uomo, gli ultimi 100 anni, sono, ti dice che il denaro utilizzato negli ultimi 100 anni, la statistica è 80% per cose cattive, 20% per il bene. Ci deve essere un motivo. La colpa in quel caso non è del denaro, è dell'intelligenza umana, ma ci deve essere pure un motivo che l'80% dei soldi utilizzati sono utilizzati male. Non dico cattivo, male. E perché? Perché si fa condizionare l'uomo dal potere. In fondo il denaro è un potere. Per me a sé stante, individuale. Per te no, ovviamente. No, su questo mi trovi d'accordo. È un potere a sé stante. E quindi di fronte al potere noi ci facciamo, cadiamo. Io nel mio piccolo, ovviamente, perché io non è che ho miliardi. No. Io non mi faccio condizionare dal potere, da nessun tipo di potere, tant'è vero che la prova della mia vita è che mi sono dovuto separare dalla persona che amavo di più, perché nessuno a me mi deve condizionare. Io faccio solo quello che voglio fare e che mi pare piace a fare e basta. Sono completamente d'accordo, ma rimanendo sul tema del denaro però sempre. Io ho visto un documentario, sì, dove eri giovanissimo, c'era anche Mara insieme a te. Sì, era Nigger. Sì, eravate ragazzi. Penso che forse 30 anni non le avevate, non lo no, so. No, ma io, ma meno di 20 anni avevamo. Siete andati in Africa. Non ricordo. Una ventina d'anni avevamo, sì. Zimbabwe forse, comunque un paese del genere. Zaire, okay. Zaire. Mi hai accennato a un evento particolare che si verificò lì, perché c'era Mobutu che stava facendo c'era un colpo di stato in corso. Insomma, sì, ti ho visto in questo video che sei in uno stadio. Che sì. Tu mi hai detto che sei stato salvato in qualche modo. Sì. Ok. Però ne abbiamo parlato così, perché ho detto beh, poi me lo dici meglio. E allora è successo questo: io sono stato invitato dalla televisione dello Zaire, allora Zaire, Kinshasa, dal giornalista Putumbi Ndwaya, che era un giornalista, un nome bellissimo, bellissimo che era di fatto un giornalista, sulla carta, in realtà era un rivoluzionario, un rivoluzionario credo anche armato contro la dittatura. Però faceva finta di essere un giornalista. Questo mi invita a televisione, restimmate il messaggio, e poi mi dice aiutami, dai un messaggio. A me mi ha invitato a nozze. Aiutami, dai un messaggio contro il dittatore. Lei sarà castigato da Dio, morirà la sua settima generazione. Tutti in francese. Allora mi italiano tutti, ma io, come dire, io te avevo detto due parole. Io gli ho mandato gli strali. Lei sarà abbattuto, quindi mentre sto parlando, boom, ha studiato la televisione. Te lo immagini? La spengono proprio? Sì, sì, sì. Il canale si oscura, le trasmissioni sono state interrotte per problemi politici. Perché io ho visto un video che viene fatto da terzi, non era certo, in diretta. Esatto. Sì, quindi la diretta di milioni di zairesi, nessuno... E che succede? Arriva una pattuglia di camionette, fucile, trasano alla televisione. Infatti c'è una foto che spero che ti possa trovare, che c'è Mara con gli occhi sbarrati, proprio con l'occhio inusciuto di fuori. Perché di meschina dice, ora non ammazzano a tutti. Io invece ero anche incosciente, scriteriato completamente. Oggi forse avrei avuto paura, ma in quel momento me ne stavo sbattendo completamente. Infatti ho detto al massimo mi ammazzano. Perché? Cose da poco, insomma. E poi ci ammazza al massimo. Morirò nella gloria, pensa a me. Ma come te ne sei uscito fuori? E niente, che questi qua, Mara con gli occhi di fuori, poveretta, mi hanno fatto pena lei e gli altri accompagnatori. Io però, ecco la fede, io ho detto, state calmi, il Dio ci aiuterà. Perché quello lo dicevo, lo sentivo.
anzi ho detto Dio ci aiuterà e Eugenio ci aiuterà. Meschino che poteva fare Eugenio, non lo so, ma è lo spirito di Eugenio. Ti sei affidato a qualunque cosa. A qualsiasi cosa. Però io credevo che Eugenio aveva potere spirituale, eh? Non è che no, certo, ci credo. E tutti ci volevano portare forse in qualche muro a sparare, non lo so. Invece ci mettono, ci portano all'hotel, ci pigliatevi le valigie, sempre armati, eh? A Chiana salite. Sembra in catanese parlavano, sì, anche sì, questi parlavano in siciliano stretto. È strano, dove vai tu? Tutti parlano la tua lingua, eh? A Chiana... Sono, come si dice, hanno il fenomeno della xenoglossia catanese. Esatto, esatto. Ci dicono a Chianata, no, è salita in macchina e ci portano all'aeroporto, che c'era il jumbo pronto che faceva Kinshasa-Bruxelles. Cioè noi muti, i passaporti, ci danno i passaporti e Nacchiano ci scortano con i fucili fino ai posti, prima classe, mazza, pure bene trattati. E io insomma cerco di capire cosa sta succedendo, l'avevo capito, e il capo, diciamo il capo pattuglia, mi dice lei è tutta la delegazione, non siete più ospiti graditi, dovete tornare a casa, il biglietto ve lo paghiamo noi, questo ha deciso il presidente Mobutu. Invece di ammazzarci ci hanno fatto questo. Allora, intanto per me è intervenuto Dio, ma c'ho una bella spiegazione anche per te che sei sociologo. Prego, prego. Che sei scettico, quindi aiuto il tuo scetticismo. Grazie. Kiddo è riti voodoo, sangue, dici chi sto a mia... porta male. Ha avuto paura in qualche modo. Col sangue mio, dici questo, se io lo ammazzo, questo c'ha un rito di sangue, sai, la fregane vivono. Sì. Magia cioè, nera. Questo c'ha un rito voodoo, se un mazzo a me mi vanno male le cose, meglio come andare a casa e siamo a posto. Sempre in catanese però, pensava pure in catanese questo. Certo. Quindi lui per me ha avuto paura del sangue rituale che io porto, perché per loro io sono un sciamano, dal loro punto di vista. Io non è che sono cattolico, sì cattolico, ma sono uno sciamano. Cristo ha un rito magico, io lo ammazzo, a me mi vanno storte tutte le cose del mondo. In realtà ha sbagliato, perché lasciandomi vivo gli sono andate tutte storte le cose, perché è stato abbattuto dalla rivoluzione. Ma poi lo stesso giornalista mi ha chiamato nella stessa televisione e mi hanno dato un premio perché ho partecipato alla rivoluzione, alla caduta di Mobutu. Poi ci misero a Naujo peggio, ma quella è un'altra storia. Quindi non hanno imparato bene la lezione. Ecco, ma in quel caso, secondo te queste cose lì perché succedono? Perché il denaro ce l'hanno poche persone nelle mani, sì, ma persone sbagliate, o perché non ce l'hanno tutti? Perché il denaro ce l'hanno poche persone sbagliate nelle mani, che sono criminali, mafiosi, preparati, cresciuti, addestrati da noi bianchi. Catanesi possibilmente. Tipo. Magari catanesi. Perché parlano catanesi. Certo. Quindi... a parte gli scherzi, nello scherzo ti dico una cosa vera, perché Nitto Santa Paola è africano. No. Non è africano, ma aveva interessi di diamanti e oro lì dove sono andato io. Quindi anche catanesi. Chi si parlava una mezza catanese? Conoscevano a Nitto Santa Paola. Perché i catanesi sono incapaci di esprimersi più o meno in italiano corrente, sì, quindi... di un certo tipo ovviamente. Sì, va bene, scherziamo, certo. No, c'era purtroppo la nostra politica occidentale, spirituale, sociale, psicologica, politica, è stata davvero deleteria. Abbiamo educato queste persone a come si fa bene il male e lo hanno imparato, quelli più intellettuali, più bravi, più che Mobutu, 5 lingue, parla, tante lauree. Quindi parlava? Sì, ora è morto, è fuggito con la rivoluzione in Svizzera, dove poi gli sequestrarono dei beni, comunque aveva miliardi. Non abbiamo dato, era anche un agente della CIA. Mobutu è quello che ha ucciso Patrick Lumumba, il rivoluzionario nostro, diciamo, che portava il bene. Persino Che Guevara, il grande dottore Che Guevara, è andato lì e dice no, meglio che me ne vaio. Sempre in catanese. Ovvio, ormai qua, lingua ufficiale. Insomma. Sì, perché non capiscono... Cioè, sono testardi, non capiscono la disciplina, l'ubbidienza, quindi preferiscono ubbidire, ma non è una giustificazione, no, che loro meritano quella situazione, ci mancherebbe. Preferiscono ubbidire a un cialtrone che gli fa da soldi, eccetera, che invece
la rivoluzione, chiamiamola così, socialista del Che Guevara. Non lo so se Che Guevara aveva tutte le ragioni, però certamente è molto difficile quel popolo, perché ti ho detto hanno messo un altro peggio di Mobutu, quindi io ho partecipato a una rivoluzione che alla fine non è stata una rivoluzione, è stato un semplice cambio di potere. Allora, guardando sempre quel famoso documentario dal titolo Tute da incubo, davvero concordo. Infatti non me ne metto il chiodo, solo a casa me le metto. Meglio. Poi è venuta fuori la moda della caccia. Sì, io ho inventato questo look del gilet, ma solo per praticità, perché non posso buttare niente. Io scherzo, lo so. Però a Montevideo si mettono un sacco di gente. Ma noi siamo in Italia, no? Tu considera che io a tuo fratello chiesi, ma perché tuo fratello si veste così? Perché sennò va a cacciare. Ovviamente sportivamente. E modestamente. Sì, no, vabbè, Filippo era un grande in queste cose, riuscivano così estemporanee. Sì, è un artista da strada, sì, un bene. Comico di strada, che tu da regista puoi fare un film iddu, tu fa spontaneo, senza copione. Ma infatti nel mio canale, anzi vi invito a visitarlo per chi non l'avesse fatto un attimo, faccio pubblicità. Visitate il canale di Dario, prego. Misteri Channel Show, c'è un video che io ho fatto a tuo fratello, dove lui parla, perché tuo fratello... A ruota libera, no? Sì. Eravate stati in Russia, credo la prima volta. Sì. Un attimo citiamo questo ricordo, lo svisceriamo un attimo. E lui era entusiasta del fatto che avevate visitato il dottor Kazantsev. Certo. Che vi regalò una statuina. Una statuetta Dogu. Esatto. No Dogu. Sì, certo. A Catania. Dogu a casa sua, ma si chiamava Dogu. Esatto. E insomma, mi ha fatto vedere sto librettino pure che vi ha dato. Come con tutte no? le forme no. di UFO. Esatto. Insomma, e quindi per chi volesse, trova, era prima per abbonati, ora è gratuito, quindi lo potete vedere no, tutti. No, questa è una chicca che non c'è nemmeno nel mio sito, vedetevela. Bellissimo, grazie. Sì. Ma torniamo a noi. A un certo punto, insomma, c'è questo scisma, litigate, insomma, vi separate, i toni erano forti. Una separazione. Esatto, forti, ma io appunto su Tute da incubo vedo anche una cosa, perché l'occhio mi cade, giustamente. C'è questa serie Tutte da incubo che sia la stella, cioè non è il ciondolo, la collana, stella, la stella, ma non era una stella. È il sole. Era un sole. Però non cambia molto, non cambia. Però perché poi dopo è diventata la stella delle sette punte di Ocuto? Punto interrogativo. Perché allora due motivi, uno politico e due politico spirituale, secondo metodologia, come diceva mio fratello. Quale vuoi, politico o metodologia? Quello che vuoi tu. Tutto lui. Quello che vuoi. Metodologia perché Eugenio inizia l'opera del Rubino, cioè questa è una storia, nel 1973 lui mette la stella. Quindi ti darò la fotografia dove Eugenio porta la stella a sette punte. Occhio che siamo osservati da occhi indiscreti. Assolutamente. Il nemico a orecchio buco. No, scherzo, scherzo. No, la stella a sette punte, ma poi i miei nipoti hanno un sacco di materiale, te lo possono dare pure loro. Eugenio inizia nel 73, fino al 76 c'è la stella. Dal 76 fino ad oggi c'è il sole con Eugenio. Perché lui affida a me di dare i rubini, ma credo, e non ho ragione di sbagliarmi, che anche Filippo era ed è in grado, è nel senso fino a che era con noi in grado di dare i rubini, tant'è vero, questo lo possiamo dire, non, che a volte mi diceva, visto che tu hai la possibilità più rapidamente di me, con più contatti di me, di farlo tagliare, se te ne arrivano a te, adesso sto parlando fino a mesi prima che lui morisse, se puoi anche favorirmene qualcuno, perché mio fratello di me si fidava ciecamente che io non è che c'eravo un rubino fauso oppure tagliato a capocchia, ci dava il rubino tagliato come lui sa perfettamente che io lo sapevo fare tagliare benissimo, infatti gliene ho dati alcuni e lui faceva fare il sole Filippo, giustamente, perché Eugenio scambiò da stella a sole, questo diciamo politicamente, cioè spiritualmente. Il significato, Dario, la stella è un sole, solo che per noi la stella era la segnatura e il sole è la chiamata, invece il rubino è uguale. Sì, questo lo so. Cioè, però la stella aveva funzione di segnato,
il sole di chiamato. Sono dettagli teologici che a te, dice, a me non interessa, sono cose vostre. No, era una curiosità, appunto. È importante. Invece politico, lo so che adesso ti stupirai, però questo mio fratello lo rispettava ma non lo condivideva, ma forse aveva anche ragione. Però a me mi fece sediare assai che io ho incontrato mafiosi in carcere tentando di intervistarli che avevano il sole, e a me mi fece, cioè, mi ha fatto girare le palle, scusa la battuta, perché come, quello è un assassino criminale, porta le cose sacre nostre, non mi metto più io. E non mi messo più il sole, l'ho cambiato in stella. Ma questa è una ragione che, umana, sbagliatissima, però mi sono trovato una spiegazione spirituale positiva, che è quella delle sette punte che Eugenio coniò e che riconosceva giusta. Quindi mi sono trovato la risposta che teologicamente era quella per me la motivazione, però io non ho potuto sopportare che un assassino criminale mai pentito, anzi mi pigliava pure un giro, mi diceva: ma noi siamo frati. Ma chi era, se si può sapere? Non te lo posso dire chi era. Perché altrimenti mi dovresti eliminare, no? No, no, non perché hai il rischio, non, fa parte del segreto professionale. Okay, no. Mi dicevo, ma noi oggi siamo frati. Come siamo frati? No, tu sei tinte, io sono buono. Dobbiamo tradurre o avete capito? Sì, noi oggi siamo frati, tu sei tinte, io sono buono. Gli ho detto, no, siamo frati, ma che stai dicendo? Perché Talia? Che io sono rimasto scioccato, come Talia? Dice, noi siamo fratelli. Perché ce l'hai con me? Perché sono, pensi che faccio parte di cosa nostra? Io non so di che. Io non così faccio, per io caso, non so, forse. Ma quello era assassino conclamato, 50 omicidi. Ah sì, gli ho detto, va bene, ho capito. E gli ho detto, mi sono permesso di dire a questo signore, sto parlando del 2003, 2000, cioè 20 anni fa, mi sono permesso, non lo so se è morto questo addirittura, mi sono permesso di dire a questo signore, facciamo così, noi non siamo fratelli. E siccome voglio dare una risposta alla verità, perché a me interessa in questa vita la verità, io me lo tolgo questo simbolo, perché lo porti tu, compio un sacrilegio, ma siccome tu sei fedente e sei un figlio di brava glielo, donna, non glielo brava, ho detto, brava, gli ho detto brava. Sei un criminale, tu l'assi, io muleo. Questo non significa che tutti i fratelli che portano il sole, vabbè, ovviamente no, ma oppure che chi lo porta deve, cioè, deve fare come me. Lo deve tenere. Anzi, sono io che ho sbagliato, tra virgolette. Però io vorrei che qualcuno dei miei fratelli con il sole si trovasse di fronte a un animale assassino che poi si vanta di portare il sole. Io muleo. E infatti me lo vai. Siccome glielo volevo strappare, ma chi non mi tagliava le mani sul sciazzava? Se io ci uscippava, lui mi tagliava le mani. Quindi ho detto, signore, a me non mi piace questa storia, e ho passato alla stella. Questa è la verità assoluta che forse non ho mai raccontato, è la prima volta che la sto raccontando. Mio fratello la sapeva, eh? E ora, ecco, tu hai citato Filippo, io... Lui mi ha detto, fai quello che vuoi, io non sono d'accordo. Sì, vabbè, ovviamente. Ma... quando c'è stato, diciamo... Hai visto quante cose che non sapete? Oh, grazie a Dario Fanzaveri. Ma io non c'entro niente. Sexual chocolate. Allora, la domanda è, quando... Ripeto, nessuno deve fare quello che ho fatto io. No, sono scelte personali, insomma. Però io quando do il rubino, visto che mi viene dato questo incarico dal cielo, do la stella e basta. Hai citato tuo fratello e io un attimo ti voglio chiedere questo, poi se tu vuoi è una domanda piccantina se vogliamo, no? Mi, super piccante. Perché secondo te Filippo non ti ha voluto seguire ed è voluto rimanere fedele a Eugenio Siracusa? Qual è stato secondo te il motivo per cui Filippo è rimasto integerrimo, tra virgolette, ad Eugenio Siracusa, quando suo fratello, che portava dei segni, a un certo punto decide di allontanarsi da Eugenio Siracusa? Ha ragione o ha torto, sono cose personali, ovviamente io non entro nel merito, però tu che negli anni, che giustificazione, tra virgolette, giustificazione ovviamente, quale spiegazione, ecco, ti sei dato, se te la sei data, oppure hai detto, scelte ed è finita lì? Ecco.
Perché lui pensa che io sono arrogante e presuntuoso, anche se sono bravo e sono un talento, e che voglio fare sempre di testa mia, e nella vita non si può fare così. E ha ragione, è vero. Quindi aveva ragione Filippo? Sì, aveva ragione Filippo. Ma io voglio fare sempre quello che desidero fare e non cambio idea finché non sbatto la testa o non la realizzo. Io ho realizzato che nella mia vita devo fare quello che sto facendo. Non mi difendo sulle stimmate, perché, no. Perché sarei ipocrita, perché io ti potrei dire io ho le stimmate, io non ce l'avevo. Quindi per me il segno deve andare avanti da solo. No, perché mio fratello non aveva le stimmate, ma aveva ispirazioni celesti come ce le ho io. Solo che lui è il fratello più grande, lui è, diciamo, i nostri insegnamenti atavici ci hanno indicato che lui deve essere la guida, e il fratello più piccolo, no, chi duca se la suppa, diciamo, deve seguire la guida, ed Eugenio è il patriarca, no? Io non ho seguito né la guida e manco patriarca, quindi questo mio fratello ne soffriva, ma non è che mi giudicava. Fai questa scelta, non sono d'accordo. Sportivamente un po' così. Sportivamente mi giudicava, Uganuscio, no? Però alla fine mi voleva bene. Sì, certo, questo non lo metto in dubbio, ma anche perché comunque poi non è che ne avessimo parlato più tanto, per questo sono cose che chiedo a te. Perché con lui ne abbiamo parlato, però lui mi dice, ah, beh, ma lui ha le sue cose, che a fare, che a dire, insomma, cose di quel tipo. No, ma poi c'è un altro motivo, ecco, secondo me, che è questo che ti ho detto, ma ce n'è un altro che ci ho pensato. Forse io, sbagliando, non gli ho dato il ruolo che lui meritava vicino a me. Non me ne sono accorto, sempre in buona fede, può essere. Però gliel'avrei chiesto in questi... Avevo dei progetti con mio fratello in segreto, non lo sapeva nessuno, però lui mi diceva non ne parlare con nessuno, infatti manco con mia moglie ne parla. Cioè quello di fare delle cose insieme, lui ci stava riflettendo. E questa volta però io non avrei dato un ruolo, tra virgolette, secondario. Cioè lui avrebbe avuto un ruolo pari come il mio, che era quello lui di parlare, diciamo, in... tipo convegni grandi, migliaia di persone di Eugenio, e lui era il massimo rappresentante di Eugenio, e io di parlare... delle tue cose. E insieme portavamo questo messaggio. Quindi non era un mio discepolo, né io il suo. Come Ron e Mosè, insomma, no? Sai, no, nemmeno. Lui era il discepolo di se stesso, io il discepolo di me stesso, ed entrambi di Cristo. Ma non l'avrebbe accettato mai, perché tuo fratello era... tipo sai? John Wayne, non lo so. Il John Wayne della situazione, non era tutto un pezzo, non lo so. Ma avevamo certi progetti che poi non sono andati in porto, però questo secondo me questo non c'era altro, ma soprattutto il fatto che io, perché mi ricordo Eugenio, l'affetto e la devozione che Filippo aveva verso Eugenio, per questo, perché io non davo quell'importanza che da lui ad Eugenio Siragusa, come la da lui, io non la davo più. Ne abbiamo parlato, infatti. Mentre prima io la davo come la dava lui, forse, no, di più di lui no, ma insieme, per me Eugenio poi è scaduto, nel senso, no, scaduto, che non vale niente. No. Un grande messaggero, ma non il Padre Eterno, come lo considera, non il, diciamo, la guida, no, la guida sì, anch'io la considero la guida, cioè... il massimo vertice sulla terra dopo di Cristo, per me no, non è così. Adesso sei... E quindi ne soffriva, e quindi aveva ragione. Adesso i percorsi si sono separati, le strade si sono divise. Come ti sei organizzato? Adesso si cammina da soli. Sì, adesso, cioè nel 1999. Adesso, appunto, siamo a quel punto del viaggio in cui a un certo punto... È presente storico. Esatto, quindi siamo nel momento in cui a un certo punto tu dici, beh, basta, Filippo non c'è più con me. No, vabbè, certo. Eugenio aveva il ruolo di iniziare gli iniziati, parole tue nel video. Assolutamente. E ne sono ancora convinto. Esatto. E tu, nel video... insomma, gli dici, io devo continuare la mia strada, esatto. Devo portare questo messaggio al mondo. Certo. Eugenio ti dice, ma qua c'è scritto una cosa che tu... 24 città. No, che vengono da me, ma no, ora la cosa è cambiata, insomma, io ho deciso di mia sponda, quell'uomo non esiste più e c'è un altro Giorgio. No? Certo. Esatto. Certo. Allora, quali sono le altre città che... successivamente hai potuto... Tantissime. Sì, esatto, ma nell'immediato, e per quale motivo
andavi lì, ma soprattutto la domanda è questa: io nei video tutte da incubo ho visto, ormai li chiamiamo così, che c'erano anche delle comunità che vi aspettavano. Insomma, come nasce tutta questa rete, no? Perché non è che io mi prendo un aereo, arrivo lì e inizio a parlare, cioè non funziona così. Se lo dovessi fare io, arrivo lì e mi dicono: e tu chi sei, che vuoi? Cioè, come funzionava? Perché ci dobbiamo, mi voglio ricollegare sempre a una cosa che Eugenio Siracusa dice in un video dove lui è da solo, già avanti con gli anni, parla insieme a sua moglie, e lui si lamentava del fatto che quelle strutture sociali, se così le vogliamo definire, che erano presenti in quei territori, erano frutto di sue attività pionieristiche, insomma, non so, bene, quindi spiegamelo tu, ecco. Assolutamente sì, ma il numero era esiguo, cioè, il numero delle persone che ci sono adesso nelle Arche sono 150 volte di più di quelle che c'erano quando c'era Eugenio. Adesso siamo migliaia e migliaia, non lo so quantificare, ma questo non significa che lui non ha fatto niente. Era un'epoca, adesso è un'altra epoca. In alcune città è vero, è stato pioniere, in altre Eugenio era un illustre sconosciuto. Per esempio in Messico Eugenio lo conoscono tutti perché abbiamo fatto delle trasmissioni nelle televisioni nazionali. A Mosca si diceva che Eugenio era conosciuto perché era in contatto epistolare con Radio Mosca. Poi quando ci siamo andati noi, Radio Mosca era una signora, una segretaria di una radio e basta, Mosca. Mosca, la Russia, 100 milioni di telespettatori, ma lì c'era anche mio fratello, quindi posso dire anche che Giorgio e Filippo hanno fatto conoscere Eugenio in tutte le Russie. Pionieristica, sì, Eugenio ha gettato il seme senza ombra di dubbio dappertutto, dappertutto i posti che lui aveva visitato. In altri non sapevano chi era, ad esempio in certi posti avevano sentito nominare, ma Eugenio non c'era mai stato. Quindi non so cosa dirti, è nell'evoluzione della storia di tutta l'umanità che ci sono i pionieri e poi gli altri prendono dopo sopravvento e portano avanti il discorso dei pionieri. Allora che significa? Qual è il problema? No, per me nessuno, era per lui. No, io faccio una domanda, qual è il problema? Ripeto, ma... Cioè, se uno raccoglie il testimone che io sto lanciando adesso... con gli stessi valori, con gli stessi messaggi, pur dicendo a me, a Giorgio Bongiovanni non mi interessa niente, ma porta avanti con onestà, correttezza, la causa, il messaggio di Eugenio, che ben venga dopo che io non ci sono più. Anzi, io lo auspico. Tra le tante cose, tra le varie cose, sempre in quei famosi video, c'è, tu già avevi avuto le stigmate, quindi siamo tornati un attimo indietro, sì. Avevi delle sanguinazioni, credo che siate all'Hotel Gemellaro. Sì, 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 come no, mi ricordo. Esatto, e viene Jaime Maussan, sì, che sì, già era vecchio all'epoca. Sì, non con so i capelli anche. Già era vecchio, questo è nato vecchio, non c'è stato mai, sì, giovane, no? No? È vero, è sempre vecchio, insomma. Anzi, ora sembra più giovane di prima, è strano. Sarà che è un precursore del film, quello con, sì, Brad Pitt, sì, no? Sì. E penso che è quella l'occasione in cui tu lo abbia conoscuto. No, lo avevo conosciuto. L'avevi prima. Conosciuto prima. Benissimo. Allora, noi così parlando, perché noi non abbiamo preparato nulla stasera, io sto andando a braccio, no? Però voglio approfondire le cose che ci siamo detti un po' a cena giorno 2, sì, un po' il 3. Prego, prego. Chiaramente tu vai in Spagna, vai in Portogallo a Fatima, hai le stigmate e poi te ne spunteranno altre da quello che ho, sì, capito, sì, nel, sì, percorso. Sì, sì. Ma appunto, intanto qualcuno inizia a chiedersi: ma queste cose sono vere, non sono vere? Certo. E iniziano a esserci delle indagini. Io ho visto in questo video, appunto, ci sono vari medici, ora, sì, approfondiremo. Sì. Tu mi hai detto una cosa che lì per lì non avevo pensato prima. Dice: ma c'era anche un altro problema, spostarsi con delle ferite in giro per il mondo, non ti fanno salire su un aereo. Ecco, no. come sei tornato tu indietro? La prima volta magari non erano troppo evidenti, ecco. No, non erano troppo, prego, evidenti. Le ho nascoste, che non sanguinavano molto. Quando cominciano a sanguinare, cioè io mi presentavo con queste ferite nelle dogane di tutto il mondo. Alcuni non ci facevano caso, altri mi dicevano: ma scusa, in America, poi tu puoi immaginare, America del Nord o sì, Sud? Stati Uniti, New York, mi hanno fermato un paio di volte, 4-5 ore a settato il dogo. Ma chi è che non è, che non è, sai, i americani, terrorismi, anche ante litteram, gli anni 90.
presentavo queste analisi tradotte, gli bastavano quelle. Ma l'esigenza di far analizzare le stigmate era legata alla necessità dello spostamento o è una cosa che tu hai voluto fare perché ti sono state fatte delle accuse specifiche? Non lo so. Non mi sono state fatte mai delle accuse, tranne dai cialtroni che ci sono dappertutto. Tipo? Parliamo. Gente comune. Autorità? No. Comunque io, nell'eventualità che qualcuno mi potesse fare delle accuse, feci queste analisi. E poi le feci perché volevo dimostrare che ero giovane, che era un segno vero. E sbagliavo, perché il segno è vero in base alle azioni che fai, non al segno paranormale. Infatti non me ne faccio più analisi nemmeno se mi danno 150 miliardi. Io me le farei se fossi... Io no. 150 miliardi. Ma per un'altra cosa li accetto, ma non per le analisi delle stimmate. Perché non devo dimostrare niente a nessuno. No, vabbè, ci mancherebbe. Però saresti tentato su 150 miliardi. Forse sì. Però, insomma, ho detto... Modestamente, però. Pochi sono. 150 miliardi forse ci posso fare un pensiero per fare del bene. Ma a parte gli scherzi, no, no. Mai è andata bene così. Non mi pento di niente. Ho fatto le analisi, ho ubbidito, mi hanno ficcato gli aghi no vere, ma stavano sportosando. Tutto bene. Comunque, tutti i medici, compreso il dottore che adesso è andato via per situazioni familiari, hanno detto non è falso. Tutto gli potete dire. Poi se è miracolo o meno, noi siamo laici come tu, però non è una menzogna. Cioè, cosa pensavano? Che io mi mettessi la pittura, ecco. Tintura di iodio. Tintura di iodio, inchioscio. No, dalle foto che ho visto io non sono un medico, però così insomma occhio. Vabbè, però non tu, mi sembra inchiostro. Ma i trucchi, tu che sei un regista, se ne possono fare anche facendo pensare che sia sangue, ma non lo è, al cinema o in TV. Al cinema, ma di presenza? Di presenza. È un po' diversa la cosa. È quella la storia. Siccome l'hanno vista di presenza migliaia e migliaia di persone, poi capiterà sicuramente se ci frequentiamo anche a te di vederlo. Però non è quella la prova della mia verità. No, infatti è una cosa che esula. È una cosa la prova che della esula. Mia verità sono, spero, i fatti che pongo in essere tutti i giorni. Ma è un tema che abbiamo affrontato la volta scorsa, certo. Infatti. No? Riguardo a ciò, però, purtroppo ci sono sempre queste note, tra virgolette, dolenti, quindi domanda pepata parte tutte, seconda. Tutte le note dolenti, tiriamole fuori. Sempre qui Eugenio Siracusa, a un certo punto lui dice che neanche lui dice che tu perdi la stigmata, se si dice così, qua. In fronte, fa un'accusa anche abbastanza forte. E dice che tu eri insieme a un contattista in Sud America, Carlos, non mi ricordo. Diaz. Esatto. E a un certo punto lui dice, non so chi gliel'abbia detto, dove lo ha visto, io questo non lo so, sto riportando ciò che ho sentito. Dice che, insomma, quello dice, guarda che ti si sta staccando, dice, stai attento, insomma. Ora, è un'accusa forte perché... Questo lascia intendere che se tu hai perso questa perdi anche le altre. Cioè, non lo dice, ma è un'ovvietà, forse, no? Se vogliamo. Perché lui, secondo te, ti dice questo? Perché lo diceva? Secondo te il livore era arrivato a questo livello perché non c'era più niente da dire? Qual è? Non si rassegnava a qualcosa? Cioè, questa è la cosa che anche un pochettino mi colpisce. Se una storia finisce, finisce, no? Cioè, magari io posso provare a ricucirla perché amo quella persona, no? Però... poi a un certo punto devo prendere atto che magari dall'altra parte le cose si fanno in due, insomma, no? Non c'è più niente che prendere e quindi non devo fare la fine dello stalker, ecco, mettiamola là. Tu, secondo te, perché lui disse questo? Un uomo che tu comunque consideri come una persona estremamente saggia, logica, gli volevi bene, ecco. Cioè io se fosse stato mio figlio non l'avrei detta sta cosa, ecco. Io, ma io sono un'altra cosa. Perché lui ha dovuto scegliere tra suo figlio e me, e quindi nella scelta che ha scelto suo figlio, forse giustamente, che era stato accusato da me come Caino, doveva rispondere in una forma uguale e contraria, con la stessa forza non positiva, la mia, che ho accusato il figlio di essere un Caino. Lui doveva rispondermi accusando me di essere un truffatore,
E quindi la cosa che mi può fare più male, espone Eugenio, come legge di causa ed effetto, io avevo provocato una causa dicendo tuo figlio è Caino negli incontri precedenti. Lui provoca un effetto di questa causa negativa che io ho provocato e mi ripaga con la stessa moneta. Cioè lui mi sta dicendo tu non è che se, perché hai detto a mio figlio Caino non l'hai detto a me, è come se l'avessi detto a me. Quindi io ti rispondo no, non è Caino mio figlio, ma sei tu il truffatore. Infatti ho saputo che la stima te la è falsa, eccetera, ma quella è un'informazione falsa che lui deve utilizzare. Perché? Perché adesso non sto mancando di rispetto, sto raccontando come un giornalista i fatti. Lui deve utilizzare perché non ha altri elementi. Cioè, lui ha avallato tutte le stimmate, lui ha detto che sono stigmatizzato da Cristo. Quindi dove deve trovare per difendere dall'accusa, giusto o sbagliata che sia, in quel caso sbagliata, che io dico a suo figlio che è Caino, deve trovare una forma uguale e contraria per farmi del male. Non perché mi vuole fare del male, ma per dire guarda che tu cioè, hai provocato una lacerazione nel mio cuore, quindi io non posso dirti altro che sei falso. E come faccio a trovare il falso se non ho elementi per dirtelo? Cerco e non trovo niente, trovo questa informazione che quello insomma di questo fatto che poi non è stato mai documentato, non c'è, lo non dice, c'è, lui. Lo dice lui e basta, e quindi mi dà questa accusa. Infatti, se tu noti nei video, nessun video c'è una mia replica, io mi sto zitto. No, adesso c'è. Questa è la replica. Lui doveva trovare una strada per poter rispondere e ripagarmi con la stessa moneta. Mentre con la stessa moneta. Quindi, e secondo me ci sta, va bene che abbia risposto così. Quello che però a noi interessa sapere è la verità. È vero che io avevo la stimmata falsa e mi è staccata. È vero che Eli e Caino, sì, è vero che Eli e Caino in quel momento, adesso sarà una bravissima persona, non la frequento da 20 anni, in quel momento era Caino perché aveva dei comportamenti per quanto riguarda la nostra comunità fraterna sbagliati da Caino, cioè si comportava male con i fratelli, tant'è vero che i genitori mi hanno chiesto portatelo con te perché si comporta male, se no perché me lo davano a fare. Questa è la verità. Poi che io abbia saputo aiutarlo o meno, magari ho fatto schifo nell'aiutarlo, non l'ho saputo aiutare, però l'origine è che lui davvero si comportava male e io cercavo di aiutarlo, non avevo la saggezza che ho adesso, quindi avrò fatto casino, non l'ho saputo aiutare, secondo me no, ma chi lo sa, non lo saprà mai nessuno, perché non c'è un'indagine per saperlo. E anche perché a me non mi interessa niente saperlo. Però i fatti erano quelli. Non è vero che la mia stima era falsa, perché l'ha avallata lui prima di tutti. Cioè, Eugenio in tutte le TV del mondo ha detto le stimmate di Bon Giovanni sono... E il segno per eccellenza che ha Giorgio è proprio quello. Cioè, lui credeva più nel segno della croce che nelle altre. Che significato aveva? Perché io non l'ho inteso. È la giustizia del padre. Eugenio interpretava il segno della fronte e la giustizia del padre, che si sarebbe manifestata la giustizia di Dio, ed è vero. Però stiamo parlando del perché poi io non ce l'ho più. Io so, cioè un altro fatto che mi dà ragione, sono io che chiedo, io vado a Međugorje a dire levami il segno. Quindi volevo. È lì il segreto, perché uno perde l'estima, dice no, mi sono alzato la mattina e non ce l'ho più. No, io sono andato in ginocchio, ci risa la maronna, sente, fammi un piacere, levemillo sto coso, perché io... In dialetto catanese. Sempre in siciliano stretto. E lei mi ha fatto la grazia di toglierlo, non la sofferenza, non c'è problema, perché non posso portare il messaggio nelle istituzioni con questo lazzaretto, non mi ricevono. Il lazzaretto lasciamolo dove lo posso coprire, ma qua non lo posso coprire. Ecco, sulla scorta di quanto tu hai appena detto, io mi voglio ricollegare a una cosa che è successa e che ho scoperto casualmente. Perché io, giustamente, cerco di mantenermi umile, però come tu mi insegni... Modestamente. Poi sai, non dico che ci si inorgoglisce questo qui, no, però volevo sapere se avevamo fatto qualche visualizzazione in più, no? Rispetto alle prime. Fatte, le abbiamo fatte.
Tant'è che la nostra chiacchierata cade sotto la lente dell'osservatore di turno, che è Luca Bizzarri, l'attore. Sì, sì, sì. Che appunto lui si... Si meraviglia, sì, no, ma si meraviglia del fatto che tu abbia credibilità presso i migliori magistrati italiani, seppur tu non ne sia degno. Non lo dice apertamente, ma insomma il dubbio, cioè, va a parare là, insomma, ecco. Io lo saluto simpaticamente, sportivamente, penso che lo farai anche tu, ma tu ti senti, ecco, perché poi c'è, lui parlava del discorso appunto della tua croce sulla fronte che tu hai appunto chiesto alla Madonna di dispensarti, sì, da, sì, questo. Ora, io non conosco la tua attività giornalistica in Antimafia 2000, lo dico in spagnolo così ci capiscono, sono secondo me cose separate. Assolutamente. Indagherò in tal senso, ma tu appunto perché, cioè, perché secondo te i magistrati ti danno credibilità? È una risposta al video di Luca Bizzarri. Prego. Mi danno credibilità perché io nell'attività giornalista sono laico. Allora non interessa se ho o non ho le stimmate, cioè la mia, è la mia fede. E ho dato prova col mio giornale dopo 22 anni che tutte le indagini giornalistiche, cronaca giudiziaria, processi, collaboratori di giustizia, mandanti esterni, stragi, è un giornale serio e molto coerente e che appoggia la loro, chiamiamola, opera. La domanda che io mi sono sempre posto, perché non l'ho mai sentita questa risposta, oppure ci sarà stata, ma io non l'ho trovata. Sentiamo. Quando tu ricevi i messaggi da queste entità, che possano essere extraterrestri o divine, per fare un distinguo tra Madonna, Gesù, sì, ed extraterrestri, sì, giusto per... come avviene? Tu senti qualcosa dentro, senti delle voci, vai in estasi, stavo dicendo in trance, ma non c'entra... Se vogliamo è un sinonimo. Sì, sì. Oppure devi recarti in dei luoghi specifici. Ad esempio, Gesù quando parla con suo padre poche ore prima di essere catturato. Getsemani, esatto, no? E si concentra, no? E parla. Poi vabbè, parlava con se stesso, secondo la cristianità. Anche con, esatto, se stesso. Quindi la mia curiosità, perché so anche che siamo in chiusura, se non ricordo. No, ho detto una bestialità. Ecco, è come avviene questo? Prego. Il contatto avviene in tre modi: uno fisico, come sto parlando con te; due per personificazione, cioè tu non ti senti più tu, ti senti quell'altro. Okay. La stessa cosa che avviene quando sei indemoniato, in questo caso è bello, l'indemoniato fa un sacco di casino, cioè invece qui ti senti beato, ti senti bene, ma ti senti che non sei solo tu. E la terza è telepatia, ma quella è, può essere anche ci possono essere delle interferenze. Quello che a me succede è questo: la personificazione o il contatto fisico. Io non avrei creduto in niente, nemmeno nelle stimmate, se non avessi visto fisicamente Gesù e questi extraterrestri. Tu hai parlato, che era una domanda che ti ho detto che forse... Quindi forse sono stato più San Tommaso che Giovanni Battista, perché io ho toccato con le mie mani. Ora io sabato scorso, se non ricordo male, hai fatto una diretta con Pier Giorgio Caria. Sì. Più o meno avete trattato questi temi, no? A parte il fatto che hai dato dello scemo a San Tommaso, quindi anche a me, no, sto scherzando. Ho dato dello scemo perché lui ci aveva davanti a Cristo. Sì, ma doveva tu mettere le mani. Ma tu non ce l'hai a Cristo davanti. Ma quindi... c'è mettere mano stesso, come si dice. Sì, però sei più giustificato. Lui ce l'aveva Gesù davanti. Ovviamente sto scherzando, ci, sì, mancherebbe. E continuo a dire che lui era scemo perché lui aveva visto miracoli, i pani moltiplicati. Come fai a dubitare? Allora si scemo. Ma tu hai spiegato benissimo che rappresenta l'uomo della strada, l'uomo comune, no? Rappresenta l'umanità, noi, anche me, anche te, secondo la tradizione cattolica. E beh, hai parlato anche del diavolo, no? Descrivendolo come un essere che, sì, noi percepiamo come qualcosa di malvagio, oggettivamente, certo, lo è pure, certo. Però hai anche detto, perché ti ho ascoltato bene, sì, che comunque sia, volente o nolente, fa l'opera che vuole Dio, quindi è funzionale al bene. Allora la domanda che io... Nel caso di Dio sì, sì, certo. Nel caso nostro no. E allora, sai, le persone che ci credono, io ovviamente no, però si sente dire di persone indemoniate, no? Sì, sì. Devono essere esorcizzate. Ora, sì, io non so se tu nella tua vita hai mai visto qualcosa del, sì, genere. Sì, sì, l'ho visto.
Ok, se ti è capitato qualcuno tra i tuoi che possibile, c'è cioè, sì, tanta gente. Mi è capitato, no? Ovviamente non posso fare i nomi. No, vabbè, non lo vogliamo. Si dice il peccato, non il peccato. Mi è capitato di esorcizzare. Ok. Tu come la vedi la cosa? Cioè, il diavolo perché lo fa e lo può fare? Cioè, che cosa, qual è il vantaggio che ne trae da una possessione? Ecco, il vantaggio che ne trae è troppo lungo spiegartelo. Vabbè, nell'immediato. Possiamo fare una trasmissione. Lui deve ubbidire perché ha disubbidito, secondo Lucifero che è caduto, quindi deve ubbidire a ciò che Dio gli comanda perché un giorno si deve purificare, una storia lunga. Il beneficio che invece ne trae la persona, se si perde, nessun beneficio, perde l'anima. Se invece si salva, è che lui da indemoniato passa a servo beato di Dio, cioè diventa cristiano a tutti gli effetti. E quindi si salva, diciamo, tra virgolette. Quindi il diavolo, secondo questa visione, correggimi se mi sbaglio. Certo. Si comporterebbe secondo una legge karmica, può essere? Sì, certo. Ok, fermiamoci un attimo. Da quello che mi è parso di capire, ma magari non è così, chissà se è vero, voi credete che dopo la morte ci si rincarna? Io conosco cioè, il pelo incarnito, lungo, no, vabbè, sto scherzando ovviamente. Ci reincarniamo. Ok, ma... io mi sono andato a cercare un passo nella Bibbia, anche altri che mi hai indicato tu, ora ne parliamo. Coelet o Ecclesie, a un certo punto credo che sia lui che sta parlando con Dio, e gli dice, ma dopo che moriamo che c'è? E nel Vecchio Testamento, ora dobbiamo capire un pochettino come funziona la cosa, e lui dice, non c'è niente, insomma, vuoi uomo? Io lo dice Dio. C'ho anche i passi, però non li posso prendere, poi dopo magari li leggiamo. Gli dice, insomma, quando morirete... polvere siete, polvere tornerete, l'uomo ha lo stesso soffio di vita uguale a quello che è stato dato dagli animali, soltanto che voi vi inorgogliete, ma insomma la brutta fine la fate uguale a quelli. Sì. Quindi lasciando interpretare che polvere siete e polvere ritornerete, che dopo ma non c'è nulla. Ma poi ci sono passi anche. Esatto, aspetta, ora ci arriviamo, non corriamo, qua siamo ad amici, dobbiamo una cosa poco a poco. Allora, ma io t'ho interrogato a tal riguardo, perché non ne facciamo mistero, ci parliamo. Eh beh, certo. Nel privato, però senza spoilerare troppo, altrimenti poi che gusto c'è. Allora, nella Bibbia io ho detto, ma dove si trovano i passi? Perché io ero convintissimo che non ci fosse. E invece c'è. E invece pare che vi siano, però non voglio essere assoluto. Sempre modestamente. Modestamente. Allora, un passo c'è Gesù che parla con Nicodemo, che tu mi hai indicato, e oggettivamente pare che lui dica sì, c'è qualcos'altro, cioè si rinasce. Certo. Non devo dirtelo, io dovresti saperlo tu. No, anzi gli dice, in verità ti dico, chi non rinasce di nuovo non vede il regno di Dio, quindi glielo dice imperativo. Esatto, però gli dice, però è un po' come va il vento, dice non sappiamo dove porta, cioè lascia intendere che dopo la morte è una cosa che potrebbe non verificarsi. No, lascia intendere che non lo sai, perché sei qua con me. Come adesso non sai il vento dove viene e dove va, sai che c'è, ma non sai dove va, da dove viene e dove va, soprattutto a quell'epoca, ora con la meteorologia lo sapevo, però a quell'epoca... ma penso che immaginassero più o meno dopo tanti anni. Vabbè, comunque, non lo sai dove va, però c'è la vita dopo la morte, questo gli vuole dire. Per quanto riguarda, ho una battuta dell'Ecclesia... Prego, prego. Se ti ho detto che San Tommaso era scimunito, credo che ha scritto questo e scimunito non ha capito una minchia di quello che ha detto. Beh, questo è un latinismo che mentula da mentula, mettiamola lì, mettiamola lì. Credo, questo profeta è un deficiente, non merita di stare vicino nel Vecchio Testamento. In ogni caso, siccome c'è, non è a caso, e io non smentisco il Vecchio Testamento dal Nuovo, quindi la mia spiegazione è che nel Vecchio Testamento ci sono frasi che io credo credo che non siano del tutto verità, ma che siano delle indicazioni di prova verso di noi per differenziare in forma netta che Dio non c'è senza Cristo, mentre Cristo c'è senza Dio. Però perché pensi? Cioè... Perché Cristo ci rivela la verità tutta e ce la rivela anche per i sociologi. Mi dispiace, tu non c'eri, ma i sociologi d'allora, se non si
o si convertivano o erano dei deficienti. Grazie. Perché, grazie. Prego, perché Cristo ha fatto dei miracoli visibili e ha scelto, quando faceva dei miracoli, gli scienziati. Venite qua tutti, bene qua. Chi due è, che è morto, de intra, tutto putrefatto, l'ha chiamato e si è sanato. Quindi chi vede questo deve dire solo e non può dire altro: benedetto colui che viene nel nome del Signore, magari non con la fede teologica, ma tu sei davvero Dio, come lo dicevano gli antichi greci di Zeus, come lo dicevano i romani di Zeus o di Apollo. Tu sei Dio, sei un Dio che sei sceso sulla terra, perché io sto vedendo. Ecco, quindi io che sono cristiano cattolico e che riconosco il Vecchio Testamento, quindi Dio lo riconosco, però non lo riconosco totalmente vero e totalmente potente di fronte a Cristo. Quindi il Nuovo Testamento, c'è Dio che si incarna e mi dice: ora ascoltare a mia, tutto quello che ti dico io è vero, qualsiasi cosa tu leggi non è la verità che ti porto io al 100%. Quindi in Ecclesiaste, se dici tu muori e finisce tutto cosa, dopo te lo faccio leggere. Sì, ci credo, ma figurati, la conosco. Io la Bibbia la conosco a memoria, mentre forse meno di te, comunque la conosco. Mentre nel Vangelo non c'è una contraddizione nel messaggio di Cristo, è tutta verità perfetta, è tutta una logica che ti porta. Ma perché secondo te, se il messaggio di Gesù è talmente evidente, no? Evidentissimo. Ha tratto in inganno persino me, stato, ero convinto che non ci fosse scritto. Sì, certo. Vabbè, voglio dire, non è che io non posso essere tratto in inganno, ci mancherebbe altro. Alla fine io mi sbaglio come chiunque altro, ci mancherebbe. Però dico, perché secondo te invece la Chiesa nella sua dottrina, pur rifacendosi a quel libro e prendendo il Nuovo Testamento poi come la base su cui si costruisce tutta la Chiesa, perché magari il Vecchio Testamento è di preparazione, se vogliamo, sì, già, esatto, non riconosce la dottrina della reincarnazione secondo Gesù? Ecco, perché secondo te la Chiesa si scontra su questa cosa? Ma e poi un'altra domanda, perché siamo in chiusura. Ci sono due Chiese, la Chiesa dall'anno 0 all'anno 500 e c'è la Chiesa dal 500 fino al 2023. Dalla Chiesa dall'anno 0 al 500 riconosce la reincarnazione, poi la abolisce, come abolisce un sacco di cose nel concilio, nei concili, perché gli uomini di Chiesa dal 500, da quando il cristianesimo è diventato Sacro Romano Impero, lì la Chiesa è morta, cioè tutti gli uomini di Chiesa, tranne qualche eccezione, non ci credono e non sono come te che non ci credono e rispettano, non ci credono e utilizzano la croce di Cristo per usurpare, schiacciare, uccidere. Quindi la Chiesa è fatta nella storia degli ultimi 1500 anni di personaggi criminali, assassini, puttanieri, pedofili, mafiosi e figli di maiali. Perché... Ma anche dei difetti. No, ma anche dei difetti, bravo, avere dei santi che hanno dato la loro vita. Quindi la Chiesa che riconosco io oggi è di San Francesco, di quei 10, 20, 30, 50 santi, e poi è un'accozzaglia di personaggi criminali da mettere in galera, da buttare la chiave. Io il Vaticano, per esempio, lo affonderei sotto il Tevere. È così bello, perché lasciamolo dov'è, è bello, esteticamente è bello, poi magari quello che c'è adesso, dentro, la struttura... Adesso, negli ultimi anni ho cambiato idea, perché c'è Papa Francesco. Papa Francesco mi ha convertito a credere in una Chiesa diversa, ma lui e pochissimi altri. Ma per quello che dice... Quindi il Vangelo l'hanno manipolato. Allora, l'ultima domanda, perché qua mi fanno segnale col fucile. La terza parte faremo. Col fucile puntato. Allora, l'altra volta, mentre che eravamo a pranzo, poi a un certo punto ci siamo fatti una passeggiata fuori, ci siamo seduti e abbiamo parlato dei fatti nostri. Eravamo io, tu, l'amico mio Piero, con sua moglie, e poi a un certo punto con noi si è unito anche Pier Giorgio Caria. Ti ricordi? Ricordamelo. Ma lo ricordo io. Ricordamelo. A un certo punto arriva un bambino bellissimo, biondo, sì, con gli occhi azzurri, e Pier Giorgio dice: è tuo figlio? Io ho detto: ma scusa, io sembro un arabo, che può essere mai? Vabbè, comunque. Tutto è possibile. Vabbè, ma lì era piuttosto improbabile.
Ma detto ciò, e io ho detto, e tu hai detto una frase che hai detto anche l'altra volta quando eravate nell'arca madre. Sì, i bambini sono Dio. Ok, i bambini sono Dio. Vorrei capire perché. Perché io sono dell'idea che i bambini potrebbero essere anche i mafiosi del domani, serial killer del domani, Stalin, gli Hitler, omicidi del... Esatto, ora, io l'altro giorno ti ho fatto una domanda su WhatsApp, però ho detto non mi rispondere, perché la volevo stasera la risposta. Bellissimo, altrimenti... bravo. Attenzione, questa è la domanda tu... da mille punti. È pepata, se vogliamo. Se tu, appunto, i bambini sono Dio, avessi la possibilità, grazie agli extraterrestri o alla tecnologia umana, qualunque essa sia, non ha importanza, di poter fare un viaggio indietro nel tempo e conoscere Hitler o Stalin o Matteo Messina Denaro da piccoli, ma parlo 2, 3, 4, 5 anni, li uccideresti? Faresti qualcosa affinché loro non esistano nel futuro oppure no? Farei una cosa molto bella e ci riuscirei al 100% modestamente. Ovviamente. Parlerei con i genitori e gli direi: o fai gli cateriguglio o ti scippa la testa. Che è molto cristiana, diciamo. Super cristiana. E che cosa devo fare? Sotto minaccia armata. Devi insegnare a questo talento, Matteo Messina Denaro, a questo Adolf, l'etica, la giustizia, la verità, la libertà, l'amore per il prossimo. Se non lo fai, ti sparo in testa. Va bene, se mi costringi lo faccio, ma lo devi fare come ti dico io. Sì, se per pur di avere la vita salva, lo faccio. Quell'Hitler si chiamerà... Martin Luther King o il filosofo Platone, il Matteo Messina Denaro si chiamerebbe Giorgio Bongiovanni o Filippo o Eugenio, o anche si chiamerebbe Nelson Mandela. Ma quindi, quel Matteo Messina Denaro, ma quindi certo, il bambino rimane Dio per me. Quindi secondo te il male che fa l'uomo non è il frutto di quello che potrebbe essere il suo seme, ma anche dell'educazione? Ma la prova tangibile, sempre rimanendo nella metafora, è Peppino Impastato. È cresciuto, è educato ad ammazzare, fare il mafioso. A suo padre gli ha dato una pernacchia e gli ha detto: la mafia è una montagna di merda, ed è diventato uno dei martiri più importanti della nostra lotta alla mafia, dimostrando... Allora. Quindi se io come faccio io a impedire di crescere a Matteo Messina Denaro? Lo devo fare con un'educazione giusta. Quindi il problema non sono i bambini, siamo noi adulti che non diamo, perché il bambino, anche il figlio di Totò Riina, è puro, diventa malvagio perché riceve una cultura e un'educazione malvagia. Quindi per me rimane puro. Poi è puro, il bambino è Dio anche per un'altra cosa. Sempre parafrasando Matteo Messina Denaro e Gesù Bambino. Entrambi a 3 mesi si concedono nelle braccia di chiunque e ti danno la vita. Tu vuoi pigliare il Taranamo in Nizza, non ti dicono: ah, si ammazzo. Lo accettano. E quindi Matteo Messina Denaro a 3 mesi, come Gesù Bambino a 3 mesi, si facevano prendere e coccolare da chiunque. Quindi lì Matteo Messina Denaro era Dio e Gesù era Dio nello stesso modo. Quindi sono vittime dei cattivi maestri, la sostanza. Sono vittime dei cattivi maestri, perché la natura è sempre un'ottima maestra, senza se e senza ma. Infatti, adesso mettiamo da parte lo scherzo, io riuscirei ad essere violento fisicamente, perché io aburrisco, io sono pacifista, senza se, la guerra senza se, senza ma, magari che mi stanno ammazzando, però io uso la violenza fisica se mi toccano un bambino. O se ti dicono di fare silenzio sul treno. Detto ciò... Poi gliela racconti tu, però. Io... Per questa sera non ho altre domande. I segreti, però ciao, puoi contare. La prossima volta. Io non ho altre domande, il pubblico nemmeno, penso. Sono soddisfatti, mi immagino, spero. C'è una domanda, ma signora, dobbiamo... Vabbè, un'eccezione facciamo. Il karma di Matteo Messina Denaro. Il karma di Matteo Messina Denaro, lo dico io. Il karma di Matteo Messina Denaro non lo so, signora, però sono sicuro che se lui fosse nato nella famiglia Bongiovanni avrebbe servito il Signore Gesù Cristo. È nato nella famiglia Matteo Messina Denaro,
ha servito il diavolo. Il perché non lo so. Certo, ci sarà un motivo spirituale, karmico, ma sono argomenti dove dobbiamo, diciamo, studiare e fare un'analisi ben precisa, così in 3 secondi non glielo posso spiegare. Innanzitutto buonasera e sono contenta di conoscervi e di essere qui. Grazie. Volevo dire, rispetto al discorso che avete fatto prima, cioè se avessi parlato con Matteo Messina Denaro quando aveva 3 anni, no, allora parlato, voi l'avreste convertito, se avessi potuto educarlo attraverso i genitori, sì, certo. In quel caso sareste intervenuto in quella che è la storia di Matteo Messina Denaro. E quindi, certo. In questo caso il karma di Matteo Messina Denaro sarebbe stato diverso, cioè non sarebbe evoluto come doveva, o magari no, aveva deciso di essere. Si sarebbe annullato, perché si sarebbe annullato. Cristo, perché il figlio di Dio è Dio? Perché lui ha il potere di annullare il karma, quindi di salvarci. La rivelazione di Cristo è che lui può tutto, annullare qualsiasi cosa, perdonarci se ci pentiamo e ci salviamo subito, senza fare nessun karma. Per questo è venuto, ma per questo l'abbiamo crocifisso, perché non abbiamo voluto rifiutare il nostro karma. Ok, va benissimo, grazie. Prego.